Buonasera e bentrovati, eccoci ad un nuovo appuntamento con Agorà, il rotocalco settimanale di Canale 10, come ogni venerdì sera nelle vostre case, per parlare di gela, dei gelesi, delle tematiche che interessano la nostra città, il nostro territorio, la nostra popolazione. Lasciatemi però, prima di iniziare, prima di introdurre l'argomento e gli ospiti di questa puntata, lasciatemi salutare due amici di Agorà, l'ingegnere Angelo Tuccio e l'ingegnere Fabrizio Risciandra, che proprio in queste ore hanno perso un caro a vicenda, perché sono venuti a mancare il fratello dell'ingegnere Angelo Tuccio, Carmelo, e il fratello dell'ingegnere Risciandra, Salvatore. Ad entrambe le famiglie, ad entrambi i nostri amici, davvero un abbraccio e le condoglianze della redazione di Agorà. Cominciamo dunque con una puntata che, diciamo, dopo aver trattato per diverse settimane temi che hanno riguardato e che riguardano una crisi che sta investendo a 360 gradi la città, vogliamo provare a capire se, come disse Einstein, da una crisi può nascere una opportunità di rilancio. Anzi, il grande Einstein diceva anche di più, diceva che dalle crisi più gravi, dalle crisi più profonde, possono venire fuori invece delle soluzioni che rilancino l'economia e rilancino una determinata popolazione. Noi vogliamo sperare che questo possa accadere a Gela e possa accadere, come dire, facendo leva su alcuni settori che in questi 60 anni di industria pesante a Gela sono stati, se non abbandonati, comunque accantonati, comunque non valorizzati. Uno di questi indubbiamente è l'agricoltura, una piana così fertile, così florida come quella di Gela, che ai tempi dei Romani veniva definita persino il granaio di Roma. Non può non essere una opportunità, non può non essere un settore da rilanciare, non può che essere una fase nella quale la città potrà vedersi per la sua rinascita. Ne parleremo stasera perché crediamo davvero che questa forse davvero possa essere una situazione nella quale cominciare a tornare a guardare con attenzione a questi settori, che sono, ripeto, l'agricoltura, della quale ci occuperemo stasera, ma non soltanto, perché certamente il nostro territorio ha tante di quelle peculiarità positive che, ripeto, in questo cinquantennio, anzi in questo sessantennio, sono state purtroppo troppo spesso anche umiliate, diciamo, dalla poca attenzione di chi ci ha governato, ma anche di chi ha voluto, diciamo, dare l'attenzione verso un'economia solo ed esclusivamente monotematica, che era quella dell'economia industriale, petrolifera, del petrolchimico. È un'epopea ormai finita quella della raffinazione, per cui volere o nolere questa città, questi cittadini dovranno sbracciarsi per pensare diversamente, per immaginare diversamente il loro futuro, la loro economia. E chiaramente però le linee guida le devono tracciare i governanti, chi amministra questo territorio a livello locale ma anche a livello, diciamo, non soltanto territoriale. Ricordiamoci che questa città ha, io dico sempre, la fortuna, poi non lo so se la storia ci dirà che è tale, di avere un presidente della regione che è gelese, e quindi per esempio da Palermo potrebbero cominciare davvero, cosa che in questi tre anni non è accaduto ancora, un occhio di riguardo, un occhio d'attenzione per questo territorio. È vero, il presidente della regione deve guardare a tutta la Sicilia, a tutti i comuni siciliani, ma da questa città lui ha preso il via per questa sua scalata politica e credo che, come dire, dovrà assolutamente dargliela una risposta a questa popolazione che lo ha tanto premiato. Allora, agricoltura, con un parterre di ospiti che stasera davvero ci daranno una grossa mano d'aiuto per capire se questo è un settore che potrà dare il rilancio, insieme magari ad altri, ma sicuramente questo potrebbe essere il principale, il rilancio a questa città. Passo a salutare e a ringraziare per essere con noi stasera intanto il dottor Vincenzo Giudice. Buonasera, bentrovato. Buonasera a voi. Capogruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, quindi consigliere comunale del Movimento dei Grillini. Ci viene a trovare ed è un piacere invece un tecnico che, oltre ad essere agronomo, è anche imprenditore agricolo, Giuseppe Bevilacqua, il dottor Giuseppe Bevilacqua, che ringraziamo per essere stasera con noi. Buonasera. Grazie, buonasera a lei e grazie per aver accettato il nostro invito. Torna invece a trovarci il capogruppo consigliare del PD, il dottor Vincenzo Cirignotta. Buonasera, ben trovato. Buonasera. Che per motivi anche, diciamo, familiari, oltre che professionali e politici, nel settore agricoltura è molto interessato, impegnato, insomma ci potrà dare il suo di contributo in questa discussione di stasera. A proposito di ritorni, buonasera e bentrovato all'assessore Simone Siciliano, vice sindaco, ma in questo caso stasera ci sarà, diciamo così, d'aiuto per essere l'assessore con delega all'agricoltura. Buonasera e bentrovato. Buonasera a tutti. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, buonasera e ben ritrovato sindaco. Buonasera. E grazie per essere con noi e aver accettato il nostro invito, così come ringrazio di aver accettato il nostro invito Giorgia Cavallo, presidente dell'associazione Demetra e Core. Buonasera, ben trovata. Grazie per l'invito. Grazie a lei per averlo accettato. Associazione che sta per organizzare una serie di eventi legati anche all'agricoltura e all'artigianato
dei quali eventi, della quale iniziativa però parleremo più approfonditamente nel corso di questa puntata. Comincio col sindaco perché tra l'altro diciamo che stasera noi l'avevamo già programmata da tempo questa puntata dedicata all'agricoltura, poi un po' per fortuna, un po' per tempistica ci sono stati degli eventi che si stanno accavallando nel settore agricoltura anche in questo territorio. Il primo innanzitutto questa manifestazione che lunedì si terrà a Licata e che è stata organizzata da tutti i sindaci della fascia trasformata della zona sud orientale della Sicilia, e Gela sarà sicuramente presente, un'iniziativa che ha una paternità nel sindaco di Niscemi Cicciolo Rosa, ma che ha trovato subito l'adesione forte e convinta di molti sindaci, tra i quali proprio il sindaco di Gela. E un altro evento che però ci è passato un po' sopra la testa, perché c'è poco da fare quando ci sono queste decisioni, la popolazione non può che prenderne atto e a volte, come in questo caso, subirla, perché il governo italiano ha accettato di abbattere i dazi sull'olio tunisino, per cui fra qualche giorno anche in Sicilia, in Italia ma anche in Sicilia, saremo sommersi da fiumi di olio tunisino, quando praticamente la nostra produzione di olio è davvero non solo di quantità ma soprattutto di grande qualità, e invece saremo tra virgolette costretti a trovarci sui banconi dei supermercati invece prodotti dell'area nord dell'Africa e della zona sud del Mediterraneo, cosa che chiaramente penalizzerà e non poco le produzioni locali. Sindaco, io sono convinto che l'agricoltura sia uno dei settori, anzi forse per eccellenza il settore che potrebbe diventare volano a seguito di questa crisi che ha portato Gela a cambiare decisamente il suo volto da economia industriale, pesante peraltro, industria pesante, ad economia che adesso dobbiamo reinventarci, e quella dell'agricoltura è un'economia non solo pulita ma anche di grande possibilità per un territorio come il nostro. Sì, ha detto bene, è una grande opportunità, però non è importante solo produrre bene, produrre in giusta quantità, ma bisogna poter competere nei mercati. Ora, la manifestazione di lunedì 14 a Licata è stata scelta come data proprio perché quel giorno i ministri dell'agricoltura europei sono a Bruxelles riuniti per decidere del futuro dell'agricoltura in Europa. In realtà le manifestazioni coinvolgeranno più paesi della fascia sud della Sicilia, della cosiddetta fascia trasformata. Partiamo da Ribera, quindi per poter concentrare tutti i paesi di Sciacca, tutta la zona più ad ovest. Palma di Montechiaro fino ad arrivare a Licata. Poi Licata, che coinvolgerà Agrigento fino a Gela, quindi Palma, Mazzarino, Riesi. Vittoria, che prenderà tutta la parte ragusano, Pachino, che prenderà la zona del siracusano. Questi quattro punti dove si faranno questi concentramenti, queste manifestazioni, sono stati scelti da tutti i sindaci in modo tale da poter dare una risposta unica, perché i problemi in realtà sono simili. Ora, cos'è che chiediamo? In realtà domani è solo esclusivamente uno dei tanti cammini, di tanti passi che stiamo realizzando. In realtà è più di un mese e mezzo che tutti i sindaci della fascia trasformata si stanno raccordando per dare delle risposte alle richieste dei propri contadini, delle proprie aziende agricole. C'è stato a Vittoria due incontri presso il centro fieristico della Fiera Emaia, fra cui in una di queste riunioni si è prodotto un documento dove si chiede all'Europa di rivedere alcuni trattati che di fatto stanno penalizzando notevolmente l'agricoltura, soprattutto dei paesi a sud dell'Europa, a vantaggio dei paesi a nord dell'Europa, e questo non lo possiamo permettere. Il cosiddetto trattato euro-mediterraneo. Il trattato euro-mediterraneo consente di poter aumentare i prodotti che vengono dal Nord Africa. Questo tutto a discapito delle produzioni che avvengono nel sud della Spagna, nella Sicilia, sud Italia, in Grecia sostanzialmente. A vantaggio di cosa? A vantaggio delle tecnologie prodotte dai paesi del nord Italia. E questo vuol dire una carenza di politica, perché sono scelte politiche. Quindi noi abbiamo chiesto di fare cosa? Di attivare quegli strumenti che sono previsti proprio negli stessi accordi, i cosiddetti clausole di salvaguardia. Perché questa concorrenza sleale, tra virgolette, del paese del Nord Africa
di fatto ha fatto crollare i prezzi all'interno del mercato dell'Unione, dei produttori dell'Unione Europea. Perché questo? Perché intanto le regole sono diverse, il lavoro viene pagato in modo diverso, ma soprattutto i trattamenti sono diversi e i controlli sono diversi. Quindi vendono, importano un prodotto che non segue le regole con cui i nostri agricoltori sono costretti, sono giustamente costretti per tutelare la salute del consumatore, però quando si importano queste regole di tutela sostanzialmente vengono a saltare. Ed è per questo che abbiamo chiesto maggiori controlli fitosanitari dei prodotti importati. E un'altra cosa importante per la Sicilia. La Sicilia è stata riconosciuta all'Unione Europea insieme alla Sardegna, che è un'isola e quindi ha dei problemi in più e quindi ha bisogno delle agevolazioni. Ma questo non può fermarsi solo su una dichiarazione, ma deve esserci qualcosa di concreto. Quindi questo documento è stato dato ad alcuni rappresentanti europei che erano presenti alla riunione che è avvenuta a Vittoria circa un mese fa, ed è stato praticamente, ed è quello che noi stiamo cercando di portare a Bruxelles. In realtà ci sono stati altri passaggi perché siamo riusciti ad ottenere un tavolo al Ministero dell'Agricoltura a Roma, dove eravamo presenti il sindaco di Gela, il sindaco di Niscemi, il sindaco di Vittoria, il sindaco di Pachino, dove abbiamo sollevato il problema dell'agricoltura. Perché noi ci viene riconosciuto tutto e facciamo dei prodotti di qualità. Però in realtà l'Europa è invaso da prodotti spazzatura che in realtà trovano il consenso comunque dei consumatori e quindi produrre bene alla fine diventa anzi un deterrente perché aumenta i costi. Fra le altre cose abbiamo anche all'interno della stessa comunità europea grosse differenze di prezzo di carburanti, di strutture in generale. Però sappiamo benissimo che attualmente il ciliegino che viene proposto l'acquisto a 20 centesimi per essere venduto a diversi euro, diciamo, nei mercati, c'è una forbice troppo ampia e che con 20 centesimi non si riescono a coprire nemmeno le spese iniziali per poter attivare, per iniziare la coltivazione. Quindi questi problemi sono problemi reali e non sono problemi contingenti, momentanei, stanno diventando strutturali. E ad aggravare gli accordi euro-mediterranei, ci sono anche altri accordi come l'accordo di compensazione per la zona del Nord Africa, della Tunisia che si trova in grave disagio, consentendo di poter far entrare olio tunisino nei mercati europei. Bene, è giusto dare un aiuto ai paesi che hanno difficoltà, ma non lo possono fare sulle spalle degli agricoltori, distruggendo un'altra attività fondamentale. L'unica attività che forse ancora regge, perché non vi è ancora un mercato in tal senso, è quello del vino, ma già arrivano notizie che ettari e ettari di vigneto sono stati impiantati nel Nord Africa e fra qualche anno avremo vino di produzione non sicuramente europea. Quindi la politica che si sta attuando in Europa sicuramente non favorisce la produzione europea, va a vantaggio di chi? Delle grandi distribuzioni, perché poi i produttori che si trovano nel Nord Africa non sono nemmeno produttori africani, forse la manodopera africana, ma in realtà sono multinazionali europee, che di fatto mascherano con degli accordi internazionali la possibilità di delocalizzare le produzioni agricole nella fascia Nord Africa. Quindi, dopo la delocalizzazione di alcune industrie nella fascia dei paesi dell'est, di fatto l'agricoltura si sta delocalizzando nel Nord Africa. Anche perché lì si defiscalizza, a proposito di delocalizzare, c'è un E costo di quindi manodopera, come diceva, non basso, ma praticamente vicino allo zero, per cui conviene anche ai produttori e agli imprenditori europei, mi auguro che non sia così per quelli nostri locali, andare lì e andare a produrre invece che
da noi in questi paesi del Nord Africa. In realtà sono le multinazionali, perché i produttori hanno una loro dimensione familiare, hanno un contatto diretto con le terre e con le proprie tradizioni. Qua parliamo invece di multinazionali, che sono coloro che già gestiscono il mercato interno della grande distribuzione, ma facendo in questo modo addirittura bypassano le produzioni locali, azzerandole di fatto. Quindi la manifestazione di lunedì coincide proprio con questa riunione a Bruxelles, per dire: guardate che voi rappresentate gli agricoltori, i vostri cittadini, non rappresentate i conti in banca delle multinazionali. Lunedì sarà una marcia educata, civile, è il nostro modo di manifestare, però non si possono far esasperare il popolo, perché è quello che si sta facendo con queste continue leggi che sono mascherate come azioni umanitarie, ma che di fatto sono solo speculazioni. Allora, quello dell'olio, mi rivolgo al dottore Bevilacqua, quello dell'olio tunisino, diciamo che è solo l'ultimo caso di una lunga serie, di un lungo elenco, no? Perché nei nostri banconi di supermercati oramai troviamo limoni del Cile, piuttosto che arance del Marocco, piuttosto che prodotti che da noi, tra l'altro, da noi dico proprio nella nostra zona, non solo si producono, ma sono appunto di alta qualità. Cioè, io pensare che mi devo comprare il limone che viene dal Cile, quando i limoni della nostra zona sono forse i migliori in assoluto, davvero mi fa senso. Però io dico consumatore finale, ma io che arma ho? Quale posso utilizzare come arma se quando arrivo lì non è che poi mi mettono il limone viene dal Cile e il limone, poi invece scopro che quel limone ha un gusto che non ha nulla a che fare col nostro limone, e poi magari scavando vai a scoprire che quel limone viene dall'altro mondo, no? Dico, ma è possibile che la nostra politica non si stia rendendo conto di come sta mandando al macero, perché qua il termine è davvero esatto, perché visto, diciamo così, i trascorsi di arance, di pomodori che sono stati mandati al macero, e persino veniva invogliata, come dire, l'esercizio del macero, no? Questa è una cosa davvero aberrante. Ma dico, è possibile che da parte di un imprenditore, come si può vedere questo tipo di atteggiamento di una politica che per fare per forza la politica della globalizzazione sta uccidendo un settore che io invece mi auguro a Gela possa diventare nuovamente trainante per l'economia locale? La politica in verità ha sempre sottovalutato il settore agricolo e le problematiche, diciamo, che sono presenti nel settore agricolo. E a nulla sono valsi praticamente le proposte o le spinte da parte dei produttori, perché sono praticamente impotenti rispetto alla forza della politica. E purtroppo ora siamo un po' in ritardo per quanto riguarda la soluzione di questi problemi. Però dici, meglio tardi che mai. Ecco, infatti, si potrebbe ritardo non significa che non ce la possiamo fare. Ritardo non significa che non si deve fare niente. Ritardo significa che bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di adoperarsi, diciamo, in diversi aspetti, con diverse azioni praticamente per cercare man mano di risolvere in parte alcuni problemi. Io mi rifaccio un po' a quello che aveva detto prima il sindaco riguardo gli accordi praticamente con il Nord Africa per quanto riguarda l'ingresso di alcuni prodotti ortofrutticoli, ma non solo, cioè quando si fa l'accordo che entrano 36.000 tonnellate di olio di oliva o di tante altrettante tonnellate di arance, pomodori, eccetera, eccetera, cioè in realtà poi, siccome c'è la mancanza dei controlli alle frontiere, sia riguardo praticamente la presenza di pesticidi, perché poi noi abbiamo regole diverse rispetto a loro. Leggi, giustamente devo dire, restringenti da questo punto. Ma per carità, io sono d'accordo affinché qui ci sia una certa rigidità nell'utilizzo degli agrofarmaci in particolare e un po' di tutto il resto, no? E anche per quanto riguarda il lavoratore dipendente e quindi la salvaguardia dei lavoratori e tutto. Ma naturalmente noi imprenditori non possiamo competere con chi queste regole non le rispetta. Quindi, e poi stavo per dire che cioè, le quantità in effetti poi introdotte nel nostro territorio non sono
cioè le stesse identiche a quelle pattuite praticamente per contratto tra l'Unione Europea, l'Italia con gli altri paesi, ma sono di gran lunga superiore, perché poi loro utilizzano il discorso della fatturazione praticamente in parte. E quindi in realtà dicono che entrano una tonnellata, ma in effetti ne entrano 10 tonnellate di qualsiasi prodotto ortofrutticolo, e questo è stato accertato praticamente in diverse occasioni. Quindi manca veramente un controllo per quanto riguarda le quantità, per quanto riguarda la qualità di questi prodotti, e quindi questo naturalmente ci penalizza tantissimo. La sicurezza riguarda. La politica in effetti si dovrebbe adoperare per cercare di rilanciare questo settore, e a parte perché il discorso praticamente del rilancio e quindi della ripresa del settore, non si può sicuramente fermare al controllo della frontiera e nel rifacimento delle regole comunitarie, perché di fatto le persone fanno le leggi, ma le persone possono anche modificare, perché 30 anni fa, 20 anni fa c'era una situazione, in questo momento c'è un'altra situazione, e quindi è normale che quello che era valido 30 anni fa sicuramente non è valido adesso, perché in questo periodo di crisi possiamo dire, dottor Bevilacqua, che forse davvero l'agricoltura è quella che paga il pegno più pesante alla globalizzazione europea, le leggi europee sono state per certi versi un po' a favore, un po' contro l'economia italiana, però quando si parla di agricoltura credo che veramente lì si tocca il fondo, nel senso che queste leggi comunitarie ci hanno solo penalizzato. Io almeno dal mio punto di vista, può darsi che mi possa pure sbagliare, ma non ho visto mai una norma che avvantaggi l'agricoltura italiana rispetto a quelle che sono le norme comunitarie. Ma sicuramente, perché il settore agricolo praticamente non viene rappresentato politicamente, almeno nel sud, forse viene rappresentato nel nord, vedi la Lega quando c'è stato il discorso della quota latte, che praticamente hanno fatto una guerra vera e propria e hanno ottenuto quello che praticamente loro non avevano il diritto di ottenere, quindi c'è stato un risultato praticamente oltre ogni rosea aspettativa. Bravo. Quindi per quanto riguarda invece quello che la politica dovrebbe fare, o gli amministratori dovrebbero fare, per quanto riguarda il settore, per rilanciare il settore bisognerebbe creare anche l'imprenditore agricolo, bisognerebbe creare tante infrastrutture, o comunque agevolare praticamente i produttori a valorizzare i propri prodotti locali, quindi e invece dagli al produttore a conquistare mercati nuovi, quindi delle vie praticamente di ingresso praticamente per i mercati europei, no? Questo però non viene fatto, non avviene, un po' per mancanza un po' nostra, perché purtroppo manca questa imprenditorialità, ma sicuramente anche perché poi non ci danno la possibilità, e un po' tutte le soluzioni per poter accedere a questo. Diciamo che l'imprenditore agricolo nel momento in cui affida un mandato anche amministrativo e politico ad una persona, ad un esponente appunto politico, dovrebbe essere poi l'esponente politico a rappresentare le esigenze dell'imprenditore agricolo, ma io dico sempre le esigenze del cittadino, perché poi l'imprenditore agricolo è sostanzialmente un cittadino. Ma un politico, caro capogruppo del PD Vincenzo Cirignotta, politico quale lei è, e oramai anche navigato come politico, mica di primo pelo, mi chiedo cosa possa pensare quando, essendo anche componente di una famiglia che con grande sacrificio e dignità porta avanti una impresa agricola importante, tra l'altro, di questo territorio, mi chiedo cosa possa pensare il politico quando, per esempio, come in questi giorni gira sui social network questo collage di fotografie dei deputati nazionali che hanno votato a favore, facendola poi passare, questa norma dell'abbattimento dei dazi doganali sull'olio tunisino, che appunto invaderà nei prossimi giorni il mercato italiano e anche quello siciliano. Allora chiedo al politico, non al cittadino in questo caso, Vincenzo Cirignotta, cosa pensa di questi suoi colleghi politici dello stesso partito, peraltro del PD, che hanno massicciamente permesso questo scempio dell'olio d'oliva siciliano, italiano, locale, insomma. Ma qui il tema è cosa mette in campo l'Italia per contrastare questa politica europea
che oramai, diciamocelo chiaro, andiamo verso il 2020 e andiamo verso la creazione, questo già lo sapevamo, di un'area di libero scambio sul Mediterraneo. Quindi, per ora ci stiamo preoccupando di bloccare le importazioni, o comunque stiamo cercando di fare le barricate per cercare di diminuire o comunque bloccare le importazioni di prodotti agricoli dai paesi del Nord Africa, ma ricordiamoci che stiamo andando verso un'area di libero scambio, significa dazi doganali zero. Abbattimento delle barriere. Abbattimento delle barriere. E quindi ci stiamo rendendo conto, forse ora, forse un po' in ritardo, che questi accordi euro-mediterranei stanno penalizzando oltremodo l'agricoltura siciliana. Cosa mettiamo in campo? È chiaro che i soli europarlamentari della regione siciliana sono un numero lì, sono tre, sono quattro, sono cinque. Sono in netta minoranza rispetto a... Sono in netta minoranza. È chiaro che l'Unione Europea ci sta prevalendo una politica degli altri paesi, che non è l'Italia, i paesi del centro Europa, verso una liberalizzazione delle importazioni. E questo è il tema. È cambiato ormai il mercato agricolo. E l'Italia da sola non ce la fa. A me risulta, vi dico onestamente, ora mi spoglio dalle mie veste di politica, a me risulta che ci sono delle grandi GDO tedesche che hanno avuto l'input da parte del governo tedesco di acquistare solo ciliegino proveniente dal Marocco. Questo vi assicuro che è realtà, perché ci vivo. GDO sono i gruppi di distribuzione organizzati. Quindi c'è anche una politica, dei paesi del nord Europa, la Germania. Se ci fate caso, la politica tedesca a livello europeo stride sempre in contrasto con quella italiana. Mario Draghi fa un azzeramento dei tassi di interesse per cercare di mettere denaro e comunque dare la possibilità... Presidente della Bundesbank va su tutte le fuori. Il Presidente dice no, non serve a niente. Quindi è lì il tema. Quando il Premier dice in Europa dobbiamo cambiare politica, è necessario più elasticità, è necessario aprire i cordoni della borsa dove ci sono i soldi, come si dice in gergo, ha ragione, perché l'austerità non va più bene. E quindi l'Italia in questo momento non riesce, con i suoi parlamentari, europarlamentari, a bloccare questa politica dell'Unione Europea che va sempre verso la liberalizzazione totale, comunque la creazione di un'area di libero scambio. E questo però è un tema europeo, nazionale. Ci sono però all'interno degli accordi euro-mediterranei, come ricordava il signor Sindaco giustamente, ci sono poi delle clausole di salvaguardia che, se attivate, portano al blocco dell'importazione per tutelare i prodotti agricoli locali. E questo è il tema. Il giorno 14 riuscirà a passare il livello di Unione Europea la linea sostenuta dall'Italia, da Martina, dall'assessore regionale Cracolici, anche dalla Spagna? Questo Consiglio Europeo, ricordiamoci, è stato chiesto dall'Italia, ma in primis è stato chiesto dalla Spagna. In questa battaglia diventa un alleato importante per l'Italia. Cignotta, ti devo interrompere, perché dobbiamo andare in pubblicità, poi ti faccio completare e poi vorrei che tu mi rispondessi su cosa pensi dei deputati nazionali del PD che hanno permesso questo scempio dell'ingresso, io direi a pioggia, visto che oggi è giornata piovosa, ma di questo fiume di olio che proverrà dalla Tunisia. Ma intanto ci dobbiamo fermare in linea per qualche istante alla regia. Allora, siamo tornati in onda, abbiamo dovuto interrompere il primo intervento del consigliere comunale Vincenzo Cignotta, al quale sostanzialmente chiedevo, da politico, come ha considerato l'atto che soprattutto deputati, non solo loro, ma soprattutto proprio perché erano in numero maggiore rispetto agli altri, i deputati del PD che a livello nazionale hanno permesso che si potesse, per dare all'olio tunisino questa sorta di corsia preferenziale per invadere i nostri campi, i nostri territori e soprattutto il nostro mercato. Ma è chiaro che, visti i precedenti, quello che stiamo vivendo con il pomodoro, le arance, è inopportuno andare ad aumentare le importazioni di olio tunisino. Ma possono anche essere ben accetti gli accordi euro-mediterranei, perché c'è uno scambio, importiamo prodotti agricoli e vendiamo tecnologie. Ma se ci sono delle clausole di salvaguardia, laddove si riesce a capire che c'è un problema, bisogna immediatamente attivarle, non che devono essere i paesi europei che devono chiedere una riunione del Consiglio Europeo. I tempi sono lunghi, si parla di questo problema da gennaio e sono passati ora quasi 3 mesi, il Consiglio Europeo si riunisce il 14, ammesso che poi prenda una decisione, e quindi i tempi sono troppo lunghi.
E in questi 3 mesi c'è stato un disastro, e vi assicuro che è un disastro. E la politica locale su questa vicenda può fare ben poco, più che protestare, perché l'agricoltura, diciamo, io la vedo ormai che è tipo un'industria. Se noi giriamo per le serre di nuova generazione sono ormai tipo un'industria, fuori suolo, tutti impianti meccanizzati, computer e così via. E non è che dipende da come... dalle politiche comunali. È chiaro, un'amministrazione comunale può orientare gli agricoltori ad associarsi, ci sono ormai dei bandi che sono solo orientati verso le organizzazioni produttore, e qui si riesce, è difficile a far associare i produttori agricoli, ma anche qui bisogna cambiare mentalità. Siamo in ritardo, se prendiamo le altre regioni, abbiamo delle OP che sono tra le più grandi d'Italia, la Sicilia è in ritardo, laddove è nata qualche organizzazione di produttore ha avuto una durata molto limitata. Quindi o si cambia mentalità o ci mettiamo assieme. Signorta, proprio perché o, altrimenti prima, i costi di produzione, prezzo di vendita sono insopportabili. No, dico proprio perché, dicevo prima, a livello familiare avete una bellissima realtà imprenditoriale, no? Fin quando dura. Ecco, fin quando dura, ma questo dipende proprio da queste scelte speriamo di tenere. Politiche. No, volevo dico, sottolineare un passaggio. Giustamente, e aggiungo giustamente, quando si perde un posto di lavoro nell'industria piuttosto che negli altri settori, c'è una levata di scudi, sindacati, opinione pubblica, si muove veramente una macchina, diciamo così, che deve provare se ci riesce ad evitare la perdita anche di un solo posto di lavoro. Ma vogliamo dirlo nel settore agricolo, quanta gente, quanta manodopera, quante persone, quante famiglie riescono, diciamo così, a portare avanti la propria economia familiare grazie all'agricoltura? Ma perché forse a molti sfugge di cosa stiamo parlando e di che tipo, diciamo, di incidenza c'è nell'economia di questa città grazie all'agricoltura. Vi assicuro, finora sono tantissime, visto l'andamento diciamo, di questa annata agraria. Non so quando riusciranno a iniziare di nuovo l'annata agraria il prossimo anno, perché andando in giro, Giuseppe pure ne ha contezza, c'è veramente un disastro. Non si può vendere ciliegina a 35 centesimi, a 40 centesimi, alcune volte anche a buttarlo. Non si mi fai un numero di quante famiglie Agela vive grazie all'agricoltura? Perché sennò così non si riesce a capire, ripeto, di che cosa stiamo parlando fino in fondo. 5.000 addetti ci sono. 4-5.000 addetti significa 4-5.000 famiglie, significa non meno di 10-12.000 persone. Cioè, voglio dire, una percentuale altissima di gelesi continua ancora oggi a vivere grazie all'agricoltura. E a Vincenzo Giudice, che oltre ad essere capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale è anche un agronomo, e quindi comunque anche nell'ambito della famiglia l'agricoltura è davvero un settore che è di casa. Chiedo anche se davvero, come diceva anche prima il dottore Bevilacqua, non si debba fare qualcosa di più nei confronti di questa politica sorda. Perché io, per esempio, dottore Giudice, quando mi trovo a girare per la Sicilia, anche attraverso le strade che uno percorre, non Gela Catania piuttosto che Gela Licata o magari Gela Caltanissetta, ma si capisce che l'agricoltura è in uno stato di abbandono, le campagne sono in uno stato di abbandono. Cioè, mentre prima, devo dire 30-40 anni fa, le campagne erano davvero vive, ma vive significa che c'era gente che ci viveva oltre che ci lavorava. Adesso la campagna siciliana è in totale stato di abbandono, cioè è un mare di ettari di terreno che sono lasciati nell'incuria più totale. Oramai non c'è più nessuno che cura, diciamo, questi terreni. E qua, francamente, la politica deve per forza di cose avere una responsabilità e deve comunque essere indotta a cambiare atteggiamento. Quello di cui abbiamo parlato fino adesso è la politica nazionale, la politica europea. Ecco. E sul fatto che sia fallimentare come politica nei confronti dell'agricoltura sono i fatti che lo dimostrano, e quindi non c'è bisogno di dirlo. Anche perché noi abbiamo dei politici, dei parlamentari nazionali che nei confronti dei parlamentari colleghi europei non si fanno rispettare. Basti pensare all'accordo questo ultimo di cui abbiamo parlato poco fa con l'olio tunisino. Ma non solo questo, basti pensare anche all'interno della comunità europea come la Germania possa autorizzare all'interno della propria nazione a produrre il vino con il saccarosio, con lo zucchero da barbabietola, e invece nel meridione hanno fatto estirpare tutti i vigneti, dove da noi è risaputo c'è sempre stata, diciamo, una produzione di nicchia molto importante, ma non solo, anche a livello proprio qualitativo, il cosiddetto Nero d'Avola famoso, che ormai è scomparso nel nostro comprensorio. Solo l'estirpazione dei vigneti a Gela negli ultimi 10 anni almeno ha eliminato 1.000 posti di
lavoro. E quindi questo a vantaggio di che cosa? Di una Germania che produce il vino col saccarosio, perché ovviamente là in Germania per il clima non ci sono le condizioni pedoclimatiche adatte a produrre buon vino. E quindi questa non è una politica comunitaria che può aiutare noi tutti. Quindi non è solo un discorso di importazione da fuori, ma anche all'interno della nostra stessa famiglia che le cose non vanno. Quindi sicuramente la responsabilità è a livello nazionale. Per quanto poi riguarda la politica locale, io non sono tanto d'accordo con quello che ha detto Enzo Cirignotta, che l'amministrazione può fare poco. Sicuramente l'amministrazione non può andare a cambiare le regole a livello nazionale o europeo, però potrebbe anche agevolare la produttività o le condizioni, diciamo, di lavoro dei nostri agricoltori, abbassando anche i costi di produzione, perché è importante esportare per essere competitivi. Significa noi possiamo agire sia su delle condizioni migliori di mercato, ma anche abbassare i costi è altrettanto importante, come per esempio per le infrastrutture. I nostri agricoltori da 30 anni che paghiamo l'IMU, guarda caso Gela è l'unico comune della provincia di Caltanissetta che fino a 2 anni fa pagava l'IMU, quindi una tassa che serve teoricamente ad avere i servizi, e poi ci ritroviamo con delle stradelle, quelle comunali, le cosiddette trazzere, che sono proprio diciamo stradelle comunali, che non sono rifatte almeno da 30 anni, quindi non è nemmeno possibile più raggiungere i propri campi. Poi possiamo, quando piove, quindi questo è un qualcosa che comunque l'amministrazione di sicuro può fare, perché non deve dialogare con nessun altro ente. Un'altra cosa che potrebbe fare l'amministrazione è anche a livello della sicurezza, e questo sicuramente noi nel nostro programma, quando l'abbiamo fatto, ci sono queste cose che riguardano, e che personalmente ho partecipato anche a fare il programma sull'agricoltura, e quindi anche sulla sicurezza si potrebbe fare molto. Ma l'amministrazione può anche farsi sentire a Palermo, perché ovviamente partecipare ai PSR del 2014-2020 sarebbe una cosa interessante, e anche in questo secondo me l'amministrazione potrebbe aiutare le nostre aziende facendo per esempio uno sportello Europa, dove magari con una assistenza di personale anche specializzato, che competente, segua le aziende agricole gelesi in modo da fare da accedere a questi finanziamenti europei e fare qualcosa, anche perché il tessuto produttivo delle aziende agricole gelesi sono piccole aziende, non li chiamerei nemmeno piccole e medio aziende, sono piccole aziende di poche ettari di terreno, e non è il classico imprenditore che può avere il commercialista, che può avere chi lo può seguire, oppure la classica azienda familiare. Sono delle aziende, il 90% sono delle aziende proprio familiari, a conduzione familiare, e fisicamente ma nemmeno non ci sono le possibilità perché si possa interessare per accedere ai finanziamenti. Quindi noi purtroppo viviamo con questa realtà, e se non siamo noi consapevoli delle problematiche reali delle nostre aziende, non possiamo sicuramente trovare una linea o una via che possa risolvere alcuni problemi. Diciamo che il capogruppo del Movimento 5 Stelle Giudice è stato chiarissimo in questo, no? Sicuramente responsabilità europee, certamente responsabilità romane, forse anche responsabilità palermitane, però a livello locale qualcosa si può fare, e ha persino elencato il cosa si può fare. Assessore all'agricoltura Simone Siciliano, si possono fare queste cose, si devono fare forse? Allora, io vorrei fare un passaggio preliminare, tutto corretto quello che è stato detto. Però volevo focalizzare l'attenzione su un punto che aveva lanciato il consigliere Cirignotta in merito agli accordi euro-mediterranei. Cioè, quello che succede è che a livello europeo si fanno delle politiche giuste, sbagliate, con un obiettivo ben preciso che magari a noi non ci è dato vedere, e l'incapacità del governo nazionale magari di imporsi non ci permette di modificare quegli accordi, ad esempio bilaterali, che vengono fatti con gli stati extraeuropei. Questo però che cosa significa? Significa che in realtà quello su cui dovremmo riflettere noi è se la protesta è l'unico mezzo per portare avanti le istanze degli agricoltori, o se invece dovremmo porci una domanda diversa, che è un po' fra le righe di quello che ha detto il consigliere giudice. Cioè, l'attuale organizzazione delle imprese del territorio è capace di affrontare questa sfida della globalizzazione? Oppure pensiamo che in realtà noi dobbiamo combattere la globalizzazione?
Allora, se la politica europea è di andare verso la globalizzazione, che significa aprirsi verso mercati esteri, con delle regole, con o usciamo dall'Europa o ci attrezziamo. No, sono delle cose. No, o decidi di affrontare quella sfida e di attrezzarti per affrontare quella sfida, possibilmente ecco, aiutandoti anche con le clausole di salvaguardia, perché poi quando vengono fatte queste normative comunque ecco, ci sono delle clausole che ti permettono di essere tutelato in qualche modo, o altrimenti rischi di soccombere. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che di fatti noi come paese in generale e poi diciamo nel piccolo anche diciamo la comunità gelese, di fatti non è cresciuta culturalmente a livello imprenditoriale per affrontare questo tipo di sfide. È mancata la coesione tra le imprese, è mancata la coesione tra i territori, è mancata la capacità di innovare il parco tecnologico, di innovare la capacità delle colture. E quindi vengo a quello che diceva il consigliere giudice, cosa può fare l'amministrazione in questo contesto? Sicuramente difficilmente può governare un processo in cui i livelli decisori si trovano diciamo, a diversi chilometri di distanza e a diversi diciamo, chilometri di distanza anche gerarchica nel livello politico, ma può fare, ecco, avviare una serie di azioni che possono servire ad agevolare le imprese nel migliorare la loro efficienza. Come lo fai? Lo fai ad esempio stringendo degli accordi con chi ecco, abbia il personale per poter consigliare, per poter formare, per poter far capire che l'aggregazione, l'innovazione del parco tecnologico anche in agricoltura, anzi soprattutto in agricoltura, ti può permettere di affrontare quelle sfide lì. Noi come amministrazione abbiamo stretto un accordo con l'Università di Catania, proprio col Dipartimento di Agricoltura, che già da diversi mesi ha avviato dei corsi di formazione per ecco, la sostenibilità nelle colture agricole. Da questo accordo scaturirà un tavolo di confronto con il settore agricolo, con gli imprenditori agricoli, con chi vuole portare nuovi tipi di colture, con chi vuole pensare oltre al prodotto fresco, alla trasformazione del prodotto. Perché di fatto oggi se pensiamo di competere solo ed esclusivamente con il fresco, personalmente credo che sia una battaglia persa, cioè ci stiamo perdendo una fetta di mercato che è quella proprio che la globalizzazione ci richiede, che è quella del prodotto trasformato. Perché la comunità europea si apre ai mercati esteri? Perché di fatti c'è una richiesta di genere alimentare mondiale che la stessa comunità europea non riesce a governare da sola, cioè c'è una richiesta enorme rispetto a quella che è l'offerta che tu puoi dare sul mercato. Quindi la comunità europea si apre ai mercati per aumentare la quantità. E allora come vinci questa sfida tu? L'hai detto tu all'inizio, con la qualità. Cioè i nostri produttori non sono capaci, e questo vale per tutto, cioè produttori di beni agricoli, di beni strumentali, quindi anche industriali, non sono capaci per cultura di affrontare una sfida sulla quantità. Cioè noi siamo bravi per come siamo cresciuti, quindi con le dimensioni della piccola e media impresa, ad affrontare le sfide del cucito su misura. In inglese si dice customized, cioè io ho una richiesta e solo io la posso fare perché ho quella flessibilità nei processi per poter consentire di vendere un prodotto che è esattamente quello che vuole il mercato. Ecco, noi siamo bravi lì, ma se non capiamo che per farlo dobbiamo unirci e dobbiamo innovarci, difficilmente vinceremo questa sfida e possibilmente continueremo a protestare, giusto, perché i diritti vanno espressi in qualsiasi forma, anche con la protesta, come diceva il sindaco, diciamo pacifica, ma dobbiamo anche affrontare questa sfida. Quindi l'affrontiamo in quel modo che vi dicevo io, quindi aggiornandoci culturalmente, cercando di confrontarci tra di noi, cercando di capire quale tipo di colture possono rappresentare un'innovazione diciamo nel mercato, ma soprattutto investendo sulle infrastrutture. Ecco, una delle cose che noi stiamo portando avanti, anche lì diverse settimane fa è stata fatta una delibera di giunta per avviare con il dirigente del settore il processo che dovrebbe portare al riutilizzo delle acque reflue per uso agricolo, è una ad esempio di quelle infrastrutture che permetterebbe di mitigare l'aumento dei prezzi dell'acqua diciamo dell'acqua irrigua, proprio per rendere competitivo il mercato agricolo, quindi acquistare con bene necessario per la crescita delle piante ad un costo minore rispetto a quello che è attuale. Si ci sta muovendo anche per avere ecco, una quota parte della diga del Ragoleto, sapete la diga che utilizzava la raffineria ecco, nei processi industriali, di cui ora non ha più necessità,
e quindi c'è una grossa quantità di acqua disponibile per il settore agricolo e quindi si avvia anche questo processo con l'assessorato all'agricoltura regionale per avere anche quella quota parte, quindi per soddisfare le necessità di un territorio che proprio sul bene primario, che è quello fondamentale per, diciamo, per avviare le colture, sta soffrendo enormemente. Quindi questo è quello che può fare l'amministrazione, questo è quello che sta facendo e che continuerà a fare, ma di fatti c'è da capire se i nostri imprenditori hanno voglia di cambiare l'approccio a questo tipo di sfida. A settembre, quindi poco dopo che noi ci siamo insediati, abbiamo provato a fare un'operazione diciamo di corsa, perché i tempi stavano scadendo, di provare a far aggregare alcuni dei produttori agricoli del territorio in una OP. Considera che in Sicilia ce ne sono pochissime, ne sono 4 o 5, una è Gelese, che tra l'altro è tra le più grandi del meridione, e questo ti fa capire quanto basso è il peso della Sicilia nel mercato dei grossi produttori, e quindi di poter fare leva sui GDO, cioè sui grossi distributori. È stato fatto con molta fatica, però lì ecco, si è percepito che, almeno questa è stata la mia percezione, che ancora oggi noi non siamo capaci a integrarci, non siamo capaci a integrarci come professionisti, come produttori, come territori, e quindi continuiamo ad affrontare le sfide della globalizzazione andando alla guerra con le armi spuntate in un certo senso, cioè con dei piccoli soldatini che provano ad affrontare la guerra in cui hai degli eserciti, ad esempio le grosse multinazionali, che si possono permettere di investire in mercati diversi. Abbiamo un esempio che è a pochi chilometri di distanza di un produttore che ha realizzato dei prodotti trasformati, che ha capito qual era la logica, la filosofia per poter conquistare dei mercati a noi molto lontani, che appunto si è permesso di trasformare i prodotti agricoli, il ciliegino, le olive, diciamo in prodotti in cui il modello di marketing pubblicitario la fa da padrona. Quindi dei prodotti, diciamo, in cui il valore iniziale è mediamente basso, che va sul mercato con un valore molto alto, tutto a vantaggio del produttore. Giustamente dicevi, Cignotta, diciamo, oltre ad essere consigliere comunale, fa parte di una famiglia di produttori. Io, diciamo, la conosco come conosco molti altri produttori, ed è apprezzabile perché loro, ad esempio, sono stati uno dei primi a investire su un mercato dove la logica era di fornire dei prodotti imbacchettati, imballati in modo diverso a seconda delle richieste del mercato, organizzandosi con delle macchine semiautomatiche. Ecco, questo è proprio l'esempio. Cioè, se io non capisco che devo affrontare una sfida in cui le richieste sono diverse da quelle che pensiamo noi, quindi non riusciamo a capire come adeguarci, difficilmente riusciremo a governare questo processo. Però, vice sindaco, senza volerla per forza di cose interrompere, no, importante, sicuramente forse anche fondamentale, iniziare per esempio ad abbassare il costo dell'acqua, che lì c'è una storia che francamente, proprio visto che l'ha appena citata quella del Ragoleto, c'è davvero da strapparsi i 4 capelli che sono rimasti, no? Perché la migliore acqua qualitativamente che noi avevamo a disposizione la fornivamo per raffreddare gli impianti dello stabilimento, quando qua non solo si moriva di sete, ma c'era necessità e nelle campagne ma anche nella città di rifornire di acqua buona questo territorio. Ma è una storia oramai, noi abbiamo dovuto aspettare che chiudesse l'ENI per poter riaccaparrarci quell'acqua buona. Ma fatto sta che comunque sicuramente è già un passo importante, ripeto, se non addirittura fondamentale per l'economia degli imprenditori agricoli, quello di abbassare il costo dell'acqua di irrigazione. Ma il consigliere capogruppo del Movimento 5 Stelle faceva 2 esempi che secondo me sono anch'essi molto pregnanti e importanti, cioè sistemare per esempio la viabilità di questi imprenditori che in alcuni casi hanno strade per raggiungere i propri poderi che sono davvero impraticabili, e poi anche quello della sicurezza, tema che è diventato anche quello atavico, no? Perché purtroppo insomma, le campagne sono francamente abbandonate da questo punto di vista al controllo, e quindi chiunque può andare lì a fare danno, a vandalizzare piuttosto che a bruciare il raccolto che sta per essere preso. Quindi questi 2 temi precisi che tra l'altro il consigliere giudice ha sollevato e che sono di pertinenza dell'amministrazione comunale, visto che parliamo di proprietà, diciamo, del comune, di beni del comune e comunque di sicurezza del territorio comunale. E c'era anche il dottor Bevilacqua, però prima volevo fare completare l'assessore all'agricoltura e merito. Sono 2 temi importanti e 2, diciamo, priorità dell'amministrazione, però c'è anche da capire quanto esteso è, diciamo, l'area agricola di Gela e quanto è importante l'investimento da andare a fare per coprire quelle aree, sia in termini ad esempio di videosorveglianza piuttosto, ecco, che di viabilità.
Con questo non voglio dire che l'amministrazione non ci vuole puntare attenzione, però è chiaro che il tutto deve rientrare nei bilanci dell'amministrazione. Sappiamo tutti come in questi ultimi anni i trasferimenti, i ridotti trasferimenti dalla Stato alle Regioni e di conseguenza dalla Regione allo Stato hanno portato i comuni. Che nel programma elettorale del Movimento 5 Stelle questi due temi erano inseriti ed era diciamo così percorribile. Per noi infatti è prioritario, però diciamo bisogna contestualizzarli. Quando IMO entra nelle casse comunali, io ho un'azienda di soli 20 ettari, quindi una media, piccola e media azienda, e pago circa 5.000 euro di IMO l'anno. Dice da questi 5.000 euro? Io personalmente con queste 5.000 euro, anziché darle al comune, me le aggiusto io le stradelle per arrivare nella mia azienda. Quindi da questo punto di vista, sicuramente il comune di Gela, che è un comune fortunato tra virgolette a discapito ovviamente degli agricoltori, perché il comune incassa l'IMU da più di 20-25 anni, non so da quanto tempo che incassa l'IMU, ma non ha dato nessun servizio. Gli ultimi servizi da questo punto di vista sono stati dati una ventina d'anni fa. Quindi se noi andiamo a vedere le tasse che pagano gli agricoltori, che sono anche copiose, io dico nella mia azienda arriviamo a 5.000 euro. Io sono commercialista. Uno alla volta, perché abbiamo tempo e abbiamo possibilità di farvi intervenire. No, dobbiamo fare chiarezza su questo punto. Allora, innanzitutto, quando parliamo di agricoltori non dobbiamo generalizzare. Gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti fino all'anno scorso hanno avuto, per legge statale, delle grossissime riduzioni dell'IMU. Quindi parliamo che anche grosse aziende arrivano a pagare un anno 200, 250, 300 euro di IMU, che diciamo per chi ha le grosse aziende parliamo di niente. Parlo delle mie aziende, perché lo aspetta per legge. Ci ha parlato di altre cifre. Un attimo, infatti facciamo chiarezza. Da quest'anno, con la legge di stabilità 2016, il governo Renzi ha abolito l'IMU e l'IRAP, quindi è già diciamo un segnale. Giudice parla di quei produttori agricoli che non sono iscritti presso gli elenchi dei coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Sto parlando di cose tecniche, però è importante dirlo, non è una cosa. La percentuale di questi agricoltori è una percentuale elevata. 90%. No, perché guarda caso elevata perché ti dico come coltivatore diretto e imprenditori agricoli sono una netta minoranza. Io, per esempio, non sono iscritto, non sono un coltivatore diretto e nemmeno un imprenditore agricolo, perché non posso essere, in quanto sono anche insegnante, sono impiegato. Quindi non è una cattiva volontà. Io ho un'azienda che è possibilità materiale. Perfetto, quindi ed è ingiusta una cosa del genere. Ritorno al concetto di prima, no? Perché questo è proprio emblematico. Quindi io voglio sfidare il mercato con una dimensione aziendale che sinceramente... L'orto di casa. Cioè, quindi questo è un passaggio fondamentale. Quindi è vero, diciamo, io pago le tasse, eccetera, ma noi qua stiamo parlando di una cosa diversa. Cioè noi stiamo parlando di affrontare un mercato, ad esempio quello tunisino, pensando di coltivarci l'orto di casa. Cioè, allora lì si arriva, cioè, perché ad esempio il governo agevola la riduzione delle tasse in quelle aziende che sono aziende agricole? Perché sono quelli che rappresentano il comparto competitivo su cui tu devi operare per appunto sfidare quei mercati lì. Anzi, sono coloro che creano ricchezza con posti di lavoro, perché quando uno lo fa come part time, in realtà va a creare delle anomalie, perché ha già un reddito e fa un reddito aggiuntivo che può addirittura permettersi di fare delle modifiche sul mercato locale, ma è sempre un discorso sul mercato locale. Noi parliamo di produttori agricoli e aziende agricole, e gli interventi ci stanno. In realtà, no, mi chiedo proprio se è vero come diceva Gigi che il 90% degli agricoltori gelesi vive questo tipo di casistica, diventerebbe impossibile veramente andare a reati. Quando parliamo di organizzazione di produttori, se io me ne vado in Val Venosta e voglio comprare una mela da un agricoltore, quello nemmeno mi permette di avvicinarmi, mi dice deve andare sul consorzio perché si sono uniti in una grande struttura che è competitiva. Io vado in Tunisia e mi trovo le mele della Val di Non, perché hanno creato una struttura con un brand ben preciso, con un prodotto che può competere. Bene, se noi vogliamo competere con la dimensioni
dell'orticello di famiglia non è possibile, ed è per questo che anche c'è quella difficoltà di aggregarsi, perché quando sono dei produttori agricoli che lo fanno per mestiere e allora hanno una visione di mercato, quando uno invece vede che c'è la disponibilità del fine settimana per coltivare e arrotondare lo stipendio, in quel caso sicuramente non ha intenzione di avviare un processo del genere. Comunque l'amministrazione in ogni caso degli interventi li vuole fare, anche considerando che quegli introiti che diceva lui non ci sono, perché l'IMU in realtà al comune arrivava una minima parte. Cioè, no, e dipende anche politica. Io vorrei ricordare che il governo Renzi qualche anno fa, un paio di anni fa, quando ha messo l'IMU dei terreni, tutti i parlamentari della Val d'Aosta si sono uniti e portando avanti che non saranno tantissimi parlamentari della Val d'Aosta che sono una regione a statuto speciale, l'hanno bloccato perché hanno dimostrato che andando a mettere l'IMU nei terreni montani praticamente col dissesto idrogeologico sarebbe costato di più di quanto prendevano andando a mettere l'IMU, quindi lasciando quelle coltivazioni diciamo di fine settimana, mettiamo in questo modo. Quindi c'è una volontà politica anche nella gestione, però l'amministrazione proprio per anche se ora come ora fa delle autostrade per la campagna, quando il prodotto è 20 centesimi sulla pianta, cioè non ha il mercato per poterlo vendere. Qua il problema non è tanto sull'immediato per il fatto che sono, sì, migliora la viabilità, migliora la possibilità d'accesso o il controllo che dir si voglia, ma quando costa il ciliegino a 30 centesimi e io mi costa 70 per andarlo a produrre 80, chiaramente non ho mercato, la strada non mi serve, nemmeno ci vado. Il problema sulle campagne, è vero che c'è un grosso problema di furto sulle campagne, una volta non è che c'era un maggior controllo, ma le campagne erano vissute, essendo vissute c'era più controllo diretto dagli stessi agricoltori. Ormai nelle campagne sono abbandonate, non c'è più nessuno e quindi qualcuno si può divertire a razziare e quindi bisogna invece far tornare le persone a coltivare i propri territori. Quindi, ma come? Ma con un'aggregazione di aziende agricole che creano più ricchezza. Più che la videosorveglianza c'è riportare la gente a vivere la campagna. Però perdonatemi, perché c'era il dottor Bevilacco che mi chiedeva la parola proprio forse sull'argomento sicurezza. Tra l'altro mi lasci fare una battuta da giornalista sempre che deve rompere le scatole. Cioè, se noi siamo una città videosorvegliata, come vediamo in tutti gli ingressi delle quattro parti di ingresso della città, dove ci ricordano che questa è una città videosorvegliata, io mi chiedo, se è una città videosorvegliata, non ha mai beccato neanche uno che ha bruciato che bruciano un mare di macchine in questa città, ne hanno bruciate almeno una media di uno al giorno, e uno non si è mai beccato. Vorrei capire come dovremmo controllare una, come dire, vastità così immensa delle campagne. 274 chilometri quadrati, come si possono controllare se qua non si riesce a beccare manco uno che brucia la macchina in una città che è super videosorvegliata? Dottore Bevilacqua. Per me si sta un po', cioè, parlando di cose diverse, di quello che è il vero problema. Il vero problema. Cioè, si parlava che non è tempo ormai di mercato fresco, perché i prodotti destinati al mercato fresco praticamente ormai sono superati e quindi bisogna andare sul lavorato. Si parla di aziende piccole e non vanno bene perché bisogna creare le grosse aziende, però stiamo vedendo che le grosse aziende sono le prime a fallire, quindi ma di cosa stiamo parlando? Mi sa che stiamo parlando soltanto di chiacchiere, tanto per parlare, tanto per mettere ognuno, dare una motivazione, parlare di questo e quell'altro, quello è così, quello è così, ma di fatto però non si concretizza niente. E questo purtroppo è stato il male di sempre. Perché da sempre si parla, sempre, ognuno che è più bravo a parlare ne dice di più, fa le cose più eclatanti, ma il vero problema però non viene mai centrato. Probabilmente l'opinione pubblica dice che Vincenzo Giudice ha detto delle cose bellissime, ha altrettanto tutti gli altri, scusa Vincenzo, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, secondo me prima delle amministrative di solito si parla sempre di creare uno sportello o di dare il settore dell'agricoltura, di darlo alle persone competenti, ma questo non succede mai, non è successo praticamente, non è successo con Movimento 5 Stelle, non è successo in passato con tutti i vari, mai. Io infatti ho detto poco fa, diciamo che c'è stato in passato. E chi c'era?
No, vabbè, c'era. Io infatti ho detto proprio vale, no, lo sportello 1 che lo stiamo creando, però sì, bisogna anche capire. Creando, però siamo quasi a un anno dall'insediamento e ancora questo sportello 1 non peccato che a Comune mancano 70 unità lavorative, quindi sai. Ma no, però è stato bisogna contestualizzare una delle cose. Io mi ricordo che noi abbiamo fatto alcuni incontri, è stata una delle cose prioritarie che si doveva fare. E ancora oggi si continua a parlare, però senza pensare minimamente di dare il settore alle persone competenti. Perché le aziende piccole sono quelle che sopravvivono, le aziende grosse no. Quindi tipo allora, una proposta, allora, come lo costituiremo? Si è parlato, scusa, non so se l'organizzazione OP a cui bisognava aderire era quella, cioè non so, ne ho sentito parlare, che per quanto doveva prendere praticamente la zappa là. Non so se è questa, c'era una proposta in giro di creare, cioè, praticamente un gruppo di produttori che doveva insediarsi, ma non è che le cose si fanno così, mettiamoci assieme, facciamo questa cosa, perché praticamente si va incontro al fallimento totale, come succede ora. Quindi bisogna fare le cose per gradi, quindi valorizzare i prodotti che noi abbiamo, cercare di venderli bene. Poi il problema non è soltanto uno, ma il problema è su larga scala, perché ci sono tante cose. Da un lato bisogna, chi di competenza, praticamente regolarizzare un pochettino questo libero scambio, perché non è così. Il libero scambio c'è stato forse 30 anni fa, quando l'agricoltura andava benissimo, quindi poteva andare bene il libero scambio, così si avvantaggiavano praticamente i prodotti tecnologici del nord in generale, no? E quindi nord Europa, nord Italia, eccetera. Adesso, visto che c'è questo periodo di crisi, e quindi a soffrire sono le piccole e medie imprese di tutti i settori, quindi a livello agricolo, a livello artigianale, a livello meccanico, anche sempre piccoli, parlando di piccole imprese. A questo punto bisognerebbe che le persone che a sua volta hanno creato questo libero scambio e quindi questa formazione di grandissimi gruppi si rendessero conto che forse non sono quei tempi, perché è inutile che noi arricchiamo poche persone e poi impoveriamo il popolo. Cioè bisogna creare una certa armonia tra le grandi strutture e anche le piccole. Sono quelle che muovono poi forse davvero l'economia. Devo andare in pubblicità, scusatemi. La realtà che c'è locale, perché questo non bisogna sottovalutare. Quindi la grande distribuzione, che andiamo tutti, cioè promuoviamo la GDO, i centri commerciali, tutte queste cose, ma la GDO, la grande distribuzione, è quello che sta distruggendo in questo caso il settore piccolo, agricolo. Il piccolo produttore. Il mercato, cioè la richiesta del mercato non la piloto, il mercato siamo noi a controllarlo, no, o comunque lo dobbiamo controllare se praticamente va in un verso. Allora fatemi andare in tanta pubblicità, perché voglio sentire anche Giorgia Cavallo, che per ora sto ascoltato questo dibattito più o meno concreto, giustamente poi saranno le persone anche a dirlo, però bevi l'acqua. Anche precisare qualche piccola cosa, o dopo. Magari dopo bevi l'acqua, perché dobbiamo andare davvero in pubblicità. Intervenite ancora tutti, comunque di certo c'è una cosa, mi pare di capire, assessore siciliano, sindaco messinese, che dagli agricoltori, dagli imprenditori, dagli agronomi, la richiesta forte che viene è quella di istituire prima possibile questo sportello unico, questo sportello che possa quantomeno ascoltare appunto le esigenze della categoria. E siccome, ripeto, lo faccio ancora una volta anche prima di dare la linea alla pubblicità, questo è un settore secondo me che diventa strategico per il futuro di Gela. Diamo molta, se non troppa, attenzione a questo settore dell'agricoltura, cominciando proprio magari proprio con l'istituzione di questo sportello, che credo era tra le priorità del programma vostro. Però linea per qualche istante alla pubblicità, torniamo subito e poi sentiamo anche Giorgio Cavallo, che ci ha finora ascoltato, dell'associazione Demetra e Core, subito dopo la pubblicità. Siamo tornati in diretta e andiamo adesso a sentire anche Giorgia Cavallo. Volevo completare, se era possibile. Sì, hai ragione, ti avevo interrotto, perché poi voglio sentire anche Giorgia Cavallo. Prego, dottore Bevilacqua. Parlando un po', si era quasi percepito che la colpa un pochettino è degli imprenditori agricoli, che non sanno organizzarsi, che sono troppo piccoli, che sono questo. Cioè, faccio presente che prima della raffineria, cioè Gela, la piana di Gela, era la più ricca in assoluto di tutta il sud praticamente della Sicilia, e c'erano imprenditori agricoli molto importanti, insomma, che svolgevano un'ottima attività. Praticamente poi, siccome si è data troppa attenzione all'industria, e quindi da sempre, nell'arco di questi 40 anni, 50 anni che sono passati, praticamente è vero che un po' il tessuto imprenditoriale agricolo si è impoverito. E questo però, cioè, che significa?
che allora bisogna colpevolizzare, allora il fatto che l'agricoltura è in crisi è colpa vostra, no, e allora bisogna lavorare, eventualmente attraverso gli strumenti necessari, creare, avevo detto prima, l'imprenditorialità, l'imprenditore agricolo che si aggrega piano piano e non che per forza deve formare, perché questo non è un processo che si fa dall'oggi a domani, andare a creare l'OP, andare a creare i grandi gruppi, no? Cioè queste sono cose che avvengono praticamente in un periodo relativamente lungo, quindi bisognerebbe, cioè abbiamo noi il campo sperimentale di Ponte Olivo, il campo Olivo, ma si è pensato mai di veramente fare ricerca per le colture che vengono praticate qua a Gela? Lo faremo dire agli amministratori, però prima fatemi sentire Giorgia Cavallo, che ripeto, finora ci ha semplicemente ascoltato, per capire come l'associazione Demetra e Core vuole cercare di dare un contributo, diciamo così, allo sviluppo di questo settore che è l'agricoltura. Cosa avete allora, in programma e cosa avete in tine, la nostra Cavallo? Associazione è nata proprio, voluta proprio dagli agricoltori, che poi è molto ampia la nostra associazione, che possiamo organizzare vari progetti, vari eventi per la nostra città, perché noi crediamo alla realizzazione e alla valorizzazione della nostra città, perché ha molte risorse. Come parliamo, stiamo parlando dell'agricoltura, l'agricoltura, ecco, e sono stati proprio gli agricoltori a darci questa idea di fare una grande festa per promuovere i nostri prodotti agricoli che fino adesso non sono stati valorizzati. Però quello che manca agli agricoltori, mi tocca dirlo, è un'organizzazione tra di loro. Noi ci stiamo mettendo tutte le nostre forze per organizzare questa festa che ha la durata di 3 giorni. Tutto questo si svolgerà sul centro storico il 22, il 23 e il 24 aprile, che sarà anche una festa per risvegliare un po' la città, perché come ben sappiamo tutti la città sta attraversando una grave crisi industriale. Che ormai non è più solo industriale, è una crisi economica che poi va a toccare tutti i vari settori della nostra città. Per questo abbiamo deciso di formare questa associazione, che è formata di un gruppo di persone che, come dicevo prima, che crede alla rinascita un po' del paese. Però la cosa che dico io è che se non ci crediamo noi cittadini e tutta la popolazione alla rinascita, penso che nessuno da fuori verrà a dirci nessuno vi salvo da io. Fuori verrà a dirci. Per lo sportello unico, siamo stati noi proprio promotori, noi come associazione, a portarlo all'amministrazione come tutto il nostro programma. Il nostro programma, e l'amministrazione ha subito accolto con grande successo questa proposta, però voglio sottolineare che noi non stiamo chiedendo nessun contributo economico da parte dell'amministrazione, ma ci stiamo autotassando noi, e anche grazie, lo devo dire, ad alcuni cittadini commercianti che ci stanno aiutando tramite gli sponsor. È questo, speriamo che abbia una buona riuscita. Vabbè, prima di chiudere la trasmissione, però ci dà qualche chicca su questa iniziativa che avete in cantiere, di cosa vi occuperete. Diceva Giorgio Cavallo che avete accettato con gran successo l'idea di aprire il suo sportello, però il successo ancora non è stato seguito dai fatti. Il successo sta nella filosofia del ragionamento, no? Allora, quando c'è un problema noi tendiamo sempre a individuare a chi possiamo ribattare il problema. Okay? Cioè, manca il tavolo degli agricoltori, è colpa dell'amministrazione. Ma se io sono agricoltore, lui è agricoltore, perché non lo facciamo intanto il tavolo e cominciamo a confrontarci tra di noi, invece di demandare all'amministrazione? Ora, con questo non voglio dire che noi non abbiamo la volontà, anche perché, ripeto, lo abbiamo già fatto, come ha detto Giorgia Cavallo, assieme a tante altre cose. Siccome non fa parte del nostro modo di ragionare colpevolizzare, nel mio intervento di prima io non ho colpevolizzato nessuno, ho semplicemente fatto un'analisi delle criticità che ogni imprenditore agricolo e non dovrebbe fare, e porsi la domanda come personalmente potrebbe convertire quella criticità in una opportunità. Però evidentemente questo in generale non fa parte della nostra cultura. Perché è più semplice demandare ad altri la soluzione. Allora, ripeto, noi non abbiamo corporizzato nessuna impresa, abbiamo fatto un'analisi, crediamo, ma perché? Non perché ne siamo convinti noi, perché di fatti ce lo dimostra il mercato,
che le organizzazioni di produttori, che non significa grandi aziende, perché bisogna anche capire di cosa si parla, l'organizzazione di produttori significa organizzazione di produttori, tanti produttori, sono quelli che possono cambiare le regole del mercato. Faccio un esempio banale, Franciacorta, il vino, non è una grande azienda, è un'organizzazione di produttori. Rappresenta la tipicità di un territorio dove sono centinaia di produttori che producono l'uva con un disciplinare ben preciso, in modo che il prodotto venga sempre uguale e sia sempre di alta qualità. È un esempio che si può per esempio sposare rispetto al Cerasuolo di Vittoria. Rispetto al Cerasuolo di Vittoria, lo si potrebbe fare sul ciliegino, lo si potrebbe fare sulle uve con i grani antichi. Ad esempio proprio con i grani antichi noi abbiamo avviato un processo che è quello dell'istituzione del DECO, quindi c'è stata una delibera di giunta, ora l'amministrazione, quindi la parte diciamo dirigenziale e diciamo organizzativa dell'amministrazione sta lavorando per preparare diciamo i disciplinari, per preparare il regolamento che poi verrà condiviso al Consiglio Comunale e deve essere proprio il Consiglio Comunale che dovrà modificarlo, approvarlo ecco, in funzione del confronto che avrà ecco, con la città, che sono cose che stiamo facendo. Ecco, uno potrebbe dire la priorità lo dovevi fare a 24 ore. Ecco, no, i 24 ore non sono i tempi di un'amministrazione. Perché l'amministrazione ovviamente nel frattempo deve gestire tanti problemi. Diceva, 24 ore no, ma un anno sì forse. Ma di fatti noi cosa abbiamo fatto in quest'anno? Abbiamo iniziato a lavorare sulla DECO, abbiamo iniziato a istituire le convenzioni con l'università, abbiamo iniziato a guardare quali sono anche i primi bandi da appoggiare, anche su input del Consiglio, perché di fatti il Consiglio diciamo, ci dà anche le indicazioni diciamo, anche abbastanza ben precise, voglio dire, sono anche molto pressanti su determinati temi perché vivono la città a volte anche più di noi perché sono a contatto con i cittadini. Abbiamo iniziato a istituire il tavolo Europa, quindi ho iniziato a fare i primi contatti con la regione, con la comunità europea per intervenire sui bandi in cui l'amministrazione può intervenire direttamente, quello dove può intervenire indirettamente attraverso la regione. Ad esempio stiamo lavorando per chiudere un accordo con il comune di Vittoria proprio sul discorso della fascia trasformata. Quindi sono cose che si fanno e richiedono tempo, non si possono fare in 24 ore. Proprio in questi giorni con l'università abbiamo chiuso questa convenzione. Quanto prima, questo sì. Mi interessa perché appunto i tempi poi diventano importanti perché a volte proprio nei tempi ci si blocca e ci si muore sopra. Diceva Bevilacqua, la priorità quando ci siamo incontrati, appena insediata questa nuova amministrazione, è stata creare questo sportello unico dell'agricoltura. Perché a distanza di un anno non si riesce a far decollare? Non è la soluzione. Non è una soluzione, ma è sicuramente un punto di partenza. Confrontarsi e andare a proporre, ecco, ci facciamo dire perché ancora non è stato attivato, perché ancora non decolla praticamente, e le problematiche di chi li vive in prima persona. Allora, io, no? Cioè, giusto per essere preciso io personalmente dai politici o da chi pensa che forse il problema è quello, cioè andare a centrare, cioè andare direttamente al cuore del problema. Allora, io personalmente come assessorato ho già incontrato gruppi di agricoltori almeno 3-4 volte, ok? Chiaramente il tema fondamentale che esce sempre da questi incontri è stato il problema dell'acqua, ok? Il problema dell'acqua è il consorzio di bonifica. Questi sono i problemi principali, ok? Però, ripeto, non possiamo soffermarci al problema dell'acqua e al problema del consorzio di bonifica, bisogna andare oltre. Per andare oltre è chiaro che l'amministrazione, non avendo risorse specializzate in quel campo, lo deve fare attraverso un'università specializzata, ad esempio l'Università di Catania nel Dipartimento dell'Agricoltura. Questo richiede dei passi, perché devi fare delle convenzioni, devono essere entrambi d'accordo, si deve istituire il metodo di lavoro e quindi vai avanti. Ma nel frattempo non è che noi siamo rimasti ad aspettare, perché già da settembre sono iniziati i corsi, quindi l'amministrazione si è messa a disposizione, ha iniziato a fare i corsi, gli agricoltori tra di loro all'interno di quel contenitore di corsi in cui si parla di sostenibilità agricola e produttiva, diciamo, si incontrano e si confrontano. Non è perché non c'è il sindaco o il vice sindaco presenti, non si va avanti. Era una priorità, ma tu sai benissimo che Gela purtroppo non ha una sola priorità. Gela ne avrà 100, 150, 200 ed è chiaro che le devi affrontare tutte contemporaneamente. Siccome quando poi ci sono tutte priorità, nessuno diventa priorità, per te in questo momento la priorità principale è lo sviluppo economico del territorio a 360 gradi e lo fai intervenendo drasticamente sul problema dell'industria, lo fai intervenendo sull'agricoltura, lo fai intervenendo sulla pesca, perché anche sulla pesca bisogna lavorare. Noi sulla pesca abbiamo recuperato dei finanziamenti importanti attraverso il GAP. Ne parliamo in un'altra puntata però, vice sindaco, perché già è molto ristretto lo spazio che abbiamo a disposizione per parlare. Vorrei rispondere in modo chiaro, quando noi riusciamo a interloquire con l'ente di sviluppo agricolo per fare un protocollo per il ripristino della viabilità rurale, significa interessarsi del problema,
e l'amministrazione tramite l'ente dello sviluppo agricolo. Quando noi cerchiamo di risolvere il problema dell'acqua andando a modificare delle leggi per quanto riguarda lo svuotamento dei fanghi all'interno della stessa diga e quindi abbattendo i costi e avendone un utile, però bisogna fare dei passaggi per poter modificare la legge per fare questo, se no non lo facciamo. Cioè è una grossa differenza dire interveniamo sulla diga, bisogna sapere come fare e come poterlo riuscire a fare anche a livello economico e in modo sostenibile. Quindi questi processi si sono attivati. Quando noi andiamo a vedere, a interloquire, e c'è un percorso con degli istituti bancari per poter consentire di avere un alivio di credito agevolato per quanto riguarda gli agricoltori in un momento critico, sono dei passi che fa l'amministrazione, sono tutti cammini che abbiamo intrapreso e non è che è praticamente fatto oggi, domani c'è la risposta immediata, bisogna naturalmente partire, avere l'idea e coltivarla per poterla attuare. Bene, queste cose si sono fatte, ma non in solo questo, insieme a tantissime altre cose. Non c'è dubbio. Io comunque penso che il cammino, magari l'amministrazione l'ha preso, non so qual è però questa via, perché francamente non è quella che... L'avete iniziato assieme veramente questa L'abbiamo via, iniziato eh? Assieme, però poi, credo certo che poi punto, alla fine c'è stata una divergenza. Ognuno per i fatti propri. E quindi la strada che sta prendendo l'amministrazione credo che sia proprio il contrario, è l'opposto di quella che c'era nel programma. Qual perché l'ESA, l'ente sviluppo agricolo, è un ente morto, è un ente parassita da decenni e non potrà mai fare una strada. È un ente che non fa niente, è un ente di sviluppo agricolo, sono parassiti. Sono quindi degli enti che non funzionano. Quindi il fatto che il sindaco dica che sta... contatti con l'ESA per fare le stradelle comunali che sono di pertinenza comunali, secondo me non ha nessun senso. Ma quando il consorzio di bonifica che c'ha dei problemi stiamo riuscendo a fargli fare la gestione dei costi sindaco, d'acqua vorrei parlare però io non ho interrotto, sono educato, non interrompo e quindi io personalmente per quello che so dell'ESA è un ente morto. Per quanto riguarda il discorso delle organizzazioni dei produttori, dal punto di vista teorico quello che dice l'assessore siciliano e quello dice il sindaco, per carità, anch'io lo posso condividere, l'organizzazione, la forza, l'unione fa la forza, non ci sono dubbi su questo, però bisogna anche guardare la realtà produttiva di Gela, che come dicevo prima è fatta da piccolissime aziende a conduzione familiare, e siccome l'80% delle aziende agricole di Gela è a conduzione familiare, non hanno nemmeno la mentalità, la forza o di unirsi a fare un'organizzazione. Tra l'altro, forse, come diceva anche il collega poco fa Bevilacqua, alla fine forse è meglio così, perché francamente le grandi aziende sono quelle che stanno chiudendo e invece le piccole aziende proprio perché fanno anche, perché magari fanno il doppio lavoro, perché fanno il doppio lavoro, il professore fa l'agricoltore, sì. Certo che io francamente credo di fare bene entrambe le cose, quindi fare il professore, fare l'agricoltore è una cosa che mi fa casomai un no, spiegava perché secondo il sindaco si sopravvive, però dico, visto che c'è il doppio io dico lavoro. Una cosa che secondo me, per fortuna, abbiamo delle aziende che vengono condotte in questo modo, perché una giornata lavorativa non è di 7 ore per queste persone, è di 12 ore, di 13 ore, e quindi alla fine forse riescono a portare quella famosa giornata di 50 euro a casa, quando ci riescono, proprio perché è la giornata di 12 ore, o proprio perché fanno anche altre attività lavorative oltre. E quindi queste piccole aziende, pensarle di unirle tutte nelle organizzazioni, secondo me è impossibile. Magari nelle medie aziende, alcune di queste aziende anche del comprensorio, siciliano chiede allora quale potrebbero essere tutte secondo voi le tutto il resto, che secondo me non ha la forza di riunirsi, può essere gestito solamente con le produzioni di nicchia particolari del nostro comprensorio, cioè difendendo quello che il territorio in effetti produce dal punto di vista qualitativo. Per esempio, una volta al posto della raffineria c'era quella famosa uva precoce, la Panzè precoce, che era un'uva prodotta in queste dune nostre e che era caratteristica perché conquistava i mercati in quanto era una produzione unica. Oppure
nelle nostre campagne ancora oggi abbiamo delle produzioni che possono dire la loro sui mercati dal punto di vista qualitativo, quindi ben venga l'organizzazione. Io non sto dicendo che sono contro l'organizzazione, però sicuramente non possiamo pensare di risolvere il problema degli agricoltori gelesi, di tutti gli agricoltori, con l'organizzazione. Quindi a parte quello che si può fare con l'organizzazione, bisogna pensare anche al di attenzionare resto, anche attenzionare i piccoli produttori. Vincenzo Cirignotto e poi anche per bevi l'acqua. Nel programma abbiamo messo bisogna fare tutte le strade rurali di Gela. Ci vuole forse nemmeno i 125 milioni di euro del bilancio comunale, non bastano per fare tutte le strade rurali o per attivare una vigilanza su tutto il territorio. Capillare rurale. Poi davvero capillare. Impossibile. Quindi cosa avrei detto all'amministrazione io, cosa che dico ora io? Con i fondi comunali non riusciamo forse nemmeno a garantire la viabilità cittadina, ma figuriamoci la viabilità rurale. Quindi ci stanno per partire dei programmi comunitari su finanziamenti comunitari, all'interno ci sono delle misure per la creazione di infrastrutture all'interno dei poteri, allora in quest'ottica è importante promuovere la creazione di associazioni che vanno interpoderali, che vanno a presentare dei progetti, e questo è importante l'opera dell'amministrazione, l'orientamento, lo sportello che riguarda sull'agricoltura, che sono finanziamenti che permettono di creare infrastrutture all'interno dei poteri, si chiamano stradelle interpoderali, in cui c'è oltre a fare la pavimentazione stradale è prevista anche l'elettrificazione rurale. Quindi questo mi aspetto. No, io non posso dire all'amministrazione mi deve fare tutte le strade. È populismo, è demagogia, è chiaro che mai nessuna amministrazione può destinare 400.000 euro, 500, 1 milione di euro del bilancio comunale. Ma con 1 milione di euro quante strade facciamo? Anche perché andare a pavimentare non è che serve tanto, tante volte, se non facciamo anche le opere per il... Allora, diciamo che Cirignotta sta introducendo un tema che secondo me è davvero importantissimo. Cioè, ma su questo... Perché visto che l'Europa ci ha per molti aspetti penalizzato, però c'è un aspetto che l'Europa può essere utile, che è l'aspetto dei finanziamenti. E siccome il 2020 è di lì da venire, prima che finisce questa fase, ma ancora devono iniziare le bande, partono le bande. Cosa ma dico? Siamo pronti, sindaco? Perché qua davvero bisogna non farsi trovare io impreparati. Sto seguendo intercettare questi finanziamenti. Sto seguendo tutti i convegni del PSR, ieri sera sono stato pure a Caltanissetta, c'è l'assessore Gregolici che devo dire onestamente sta girando tutta la Sicilia per cercare. Se viene pure a Gela invece che fermarsi a Caltanissetta, Gregolici. A Gela è venuta a Gela. Quando? Lo stabilimento lì alla zona industriale Zappalà è venuta a Gela una volta. Ma quando? Un due mesi fa, è vero, comunque non è. Ma sarà venuto per pochi intimi. Ma sempre sempre con del governo, sempre il PD e per forza deve essere sempre la sua. Non ha saputo nessuno, qualcuno qua ha saputo che è venuto la sua credibilità. È venuto. Scusate. A parlare di allora, scusate, fammi concludere. Cosa dico? Dove vengono orientati i finanziamenti comunitari? Per rafforzare il ragionamento di prima, vengono orientati sulla produzione di qualità. Concentrazione dell'offerta significa le OP. C'è un bando a livello comunitario che è uscito destinato solo alle OP. Ho partecipato ad una iniziativa. Però Cirignotto, dobbiamo essere precisi. Qua ci sono due produttori, un grande e un piccolo. Parliamo OP non mi pare che siano entusiasti. Io sto cercando di convincere. No, lo dico, però non è la panacea dei mali. No, Franco. Passa un po' l'idea che noi siamo... Franco, scusami, Franco. Non siamo contro, ma non è l'unica strada. Sì. Non è l'unica strada. No, non può risolvere tutti i problemi. Scusate. Perché arrivare all'OP. No, è la strada gestita bene. E non risolverà mai tutti i problemi. Sì, ma è la strada da imboccare. Perché OP significa... Ma nessuno ha detto che non dobbiamo imboccare questa strada. Di produzione, quindi. Agricoltura di qualità... concentrazione dell'offerta significa organizzazione di potere contrattuale, associazionismo, potere e su questo non c'è dubbio. E poi c'è un problema che sicuramente che non possiamo trascurare, è quello dell'accesso al credito, e questo che è un altro problema. Mica però mi devo fermare ancora perché è così, abbiamo l'ultima pausa pubblicitaria, e tra l'altro devo dire ogni volta ancora stupisce anche me perché scopriamo cose nuove. Per esempio abbiamo scoperto stasera che due mesi fa è venuto a Gela l'assessore all'agricoltura. Io non lo so, l'abbiamo scoperto stasera a distanza di due mesi, però
Come vedete, insomma, Agora serve anche a portare notizie fresche di prima mano. Ma diciamo, scusate, deve prendere la vostra emittente. Abbiamo avuto una visita ufficiale dell'assessore all'agricoltura Caracolici. Lo scopriamo a 2 mesi di distanza, lì nella regia. Allora, consigliere Cirignotta, abbiamo dovuto interrompere. No, e poi c'è la Juventus che ha vinto, quindi è importante. Non ce ne può fregar di meno. Il mio cuore è juventino. Il suo cuore dovrebbe battere per la squadra di Gela, ma questo è un altro argomento. Che questo è un argomento che mi appassiona molto, cioè a dire cominciamo a tifarci le nostre squadre invece che quelle del nord. Anzi, domenica un primo segnale di appartenenza. Però tornando invece al nostro argomento di questa sera, che è molto interessante. Quindi, diciamo, lo Sportello importante, non risolve i problemi, però abbiamo una grande opportunità per quella dei fondi comunitari. Non possiamo mancare l'appuntamento. C'è un problema di ritorno e accesso al credito, perché è chiaro che i fondi comunitari, i progetti si possono presentare, lui è pure agronomo, però poi c'è una parte che va garantita, che va messa nel progetto da parte del produttore, come se per anche la parte che c'è il fondo perduto, quando le chiede gli acconti, ci vuole una polizia fiduciaria bancaria, e quindi è lo stato di salute delle aziende agricole, della maggior parte delle aziende agricole, non è che sia un buono stato di salute. Diciamo che dopo quest'annata, proprio alla vigilia della pubblicazione dei bandi, proprio quest'annata non ci voleva, perché tante aziende si stanno trovando in difficoltà con le banche, non possono far onorare i propri impegni. È chiaro che va affrontato, questo è un problema che va affrontato, ne sono i nostri governanti, ne sono consapevoli, e speriamo bene che ci sia un cambio di rotta. Però questa programmazione comunitaria è un'opportunità per migliorare l'agricoltura, per attuare anche un cambio generazionale. E allora, ripeto, una volta tanto, visto che l'Europa di mazzate ce ne ha date 2,2 miliardi di euro di tutti i tipi. Bisogna, adesso proviamo invece a sfruttarlo, diciamo, il fatto che in questa Europa ci stiamo, e volere o nolere, insomma, anche se il Movimento 5 Stelle a livello nazionale la sua visione sull'Europa è una visione che, insomma, non è assolutamente... No, non è solo sull'Europa, il Movimento 5 Stelle. No, però dico... Tutto, il Movimento 5 Stelle ha una visione completamente... Ma infatti, però fermiamoci alla... Infatti, vorrei precisare una cosa. Il Movimento 5 Stelle, proprio sull'agricoltura, a livello nazionale, a livello europeo, è l'unico partito, movimento, che si sta impegnando veramente per l'agricoltura, perché il Movimento 5 Stelle crede all'agricoltura, diciamo, a un ricavo diverso, e non all'Eni o al petrolchimico o ad altre cose. Tanto è vero che il nostro deputato europeo Corrao è quello che ha sollevato il problema a Bruxelles sull'importazione dell'olio tunisino, con cui abbiamo aperto questa trasmissione. Invece il PD, dobbiamo dire, Enzo Cirignotta, è quello che ha firmato l'importazione dell'olio tunisino. Quindi se c'è il PD e quindi due amici, quindi se c'è da fare, da elogiare qualche movimento politico, è proprio il Movimento 5 Stelle. Tanto è vero che io, da imprenditore agricolo, sono avvicinato personalmente al Movimento 5 Stelle, perché è l'unico, da quando è iniziata la campagna di 4-5 anni fa di Grillo, che parla dei problemi dell'agricoltura. In tutti i palchi Grillo ha parlato sempre dei problemi reali dell'agricoltura, e ha una visione abbastanza chiara che riguarda la qualità delle produzioni, che riguarda un'agricoltura sostenibile, e non riguarda le grosse aziende oppure le multinazionali, che sono quelle che poi fanno i padroni su tutto. Quindi il Movimento 5 Stelle ha le idee chiarissime sull'agricoltura. Concordo con inutile voi. Che il collega, no, non è parlare, perché noi non stiamo governando, e quindi le nostre idee. Perché comunque anche in altri settori, in altre amministrazioni, dove c'è il Movimento 5 Stelle, si sono interessati per l'agricoltura e continuano a interessarsi. Anche perché ci sono comuni che governate come Ragusa, ci sono, che l'agricoltura, la pastura, l'allevamento. E poi mi pare che comunque il nostro deputato eletto si sta facendo sentire a livello europeo, e quindi non sono chiacchiere, sono fatti. Ma tutti stanno facendo sentire, e quindi non possiamo anche criticare. I deputati del PD che hanno votato tutti per e poi comunque si sono fatti vorrei sentire. Dire anche magari un'altra cosa, vorrei dire anche un'altra cosa sentire. Che ha sollevato il collega anche Bevevacqua, cioè qua noi in questo paese, in questa città, ovviamente l'agricoltura soffre del male dell'industria, perché da quando c'è petrolchimico l'agricoltura è passata in sordina anche a livello di mentalità, uno non può dire nemmeno un giovane vai a lavorare nei campi perché è un disonore, perché questo è quello che purtroppo è stato inculcato nel nostro territorio, probabilmente a causa dell'industria. Però io vorrei dire all'amministrazione, che comunque stasera ha dichiarato che si sta occupando
del settore agricolo, di occuparsene veramente a 360 gradi e di dedicare lo stesso tempo identico che è stato dedicato fino ad oggi con il problema per esempio dell'indotto o dei licenziamenti dell'ENI, che per carità sono anche quelle le problematiche serie che non possiamo noi sottovalutare, ma io direi che proprio il settore agricolo, anche perché impegna circa 4-5 mila persone, che oggi sono in uno stato di crisi peggiore forse di quei lavoratori che almeno hanno qualche remunerazione, qualcosa dallo Stato, qualche cassa integrazione, però gli agricoltori invece abbiamo solamente i debiti. E allora, secondo me, il settore agricoltura deve essere rivalutato e l'amministrazione deve trovare lo stesso tempo che dedica anche per il settore dell'ENI. Io, secondo me, da imprenditore agricolo e anche da consigliere del Movimento 5 Stelle, tutto questo tempo dedicato nei confronti dell'agricoltura in 8 mesi non l'ho visto, anche perché abbiamo fatto solamente qualche tavolo. Quindi mi sta dicendo che questa amministrazione è enicentrica come impegno? Secondo me è sbilanciata sull'ENI troppo, perché non è che dico che ora non dobbiamo preoccuparci dell'ENI o di queste persone che hanno perso il posto di lavoro. Ma sicuramente l'agricoltura può essere il futuro della nostra città. E su questo siamo perfettamente d'accordo. Sicuramente non è l'ENI. E il futuro non è l'ENI. Cioè, l'amministrazione c'è, giusto? Ma i consiglieri comunali sono importanti. Perché dobbiamo scaricare sempre tutto sull'amministrazione? C'è il consiglio comunale. Io so solo che nell'ambito di un documento che si doveva votare in consiglio comunale, che riguardava la crisi agricola, mi è stato inviato a me verso le... Io non ho potuto partecipare a quella riunione e c'erano presenti anche consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle. Viene inviato a me quel documento era molto carente, privo di proposte. Ho fatto inserire il problema della clausola di salvaguardia, ho fatto inserire che si sollevava proprio il problema del consorzio di bonifica, del costo dell'acqua, ho fatto inserire lo studio di fattibilità affinché si vada al riutilizzo delle acque reflue in agricoltura, perché riutilizzare le acque reflue, quindi quello del depuratore, abbiamo un doppio obiettivo: innanzitutto abbattiamo il costo dell'acqua e poi abbiamo il mare pulito. È stato fatto un atto di indirizzo, io ho inserito le mie proposte, non è che ho aspettato all'amministrazione, io ho fatto inserire le mie proposte, sono state votate dal Consiglio Comunale e poi sono state riprese dall'amministrazione comunale. Anche quando le abbiamo votate. Sì, ma dovete fare le proposte, non si possono sempre scaricare sugli altri. Consigliere Cirignotta, Le proposte si fanno. Allora, io non vorrei... Quindi fate le proposte e le portiamo avanti. Allora, se poi ragione, l'amministrazione è chiaro che quando le proposte arrivano in Consiglio Comunale, tempi per realizzare alcune cose. Io ho una mozione sull'acqua, ma non si può sempre solo criticare. Sul Caltacqua, che è da 4 mesi e ancora ci sono 12 mozioni prima di me. Quindi per parlare in Consiglio Comunale di un qualcosa che è urgente, ci vogliono, per come sta marciando il Consiglio Comunale a Gela oggi, ci vogliono anni, perché noi non stiamo lavorando come Consiglio Comunale. Questo ho fatto anche una critica io l'altra volta sul giornale, perché noi siamo bloccati sempre con questo discorso dell'ENI, con i lavoratori che giustamente vengono a protestare dalla mattina alla sera, ci riuniamo per fare le mozioni e non si arriva a fare nemmeno una sola mozione, perché per qualunque ogni volta c'è sempre qualcosa a discutere in aula. Quindi noi siamo in una condizione in cui il Consiglio Comunale è ingessato, è bloccato. Quindi inutile che scarichiamo la colpa sul Consiglio Comunale. Non possiamo, io parlo di proposte. Nelle condizioni oggi a Gela come Consiglio Comunale di lavorare. Anche noi ci dobbiamo rimboccare le maniche, consigliere giudice. Vice sindaco Siciliano, chiede una cosa ben precisa. Anche consigliere comunale. Di occuparsi. Diciamo anche dell'agricoltura alla stessa maniera di come sicuramente vi state occupando, loro dicono solo di ieri. Abbia pazienza. Allora, io l'unica cosa che ho sentito, diciamo, dal consigliere giudice, che è il Movimento 5 Stelle, critica, solleva i problemi, però come ha sottolineato il consigliere Cirignotta, di proposte non se ne vede. Che il 90% degli agricoltori a Gela lo fa per part time, bontà sua. Se ha questa evidenza, l'amministrazione cosa fa? L'amministrazione si occupa dell'agricoltura esattamente come si occupa dell'ENI, come si occupa degli altri problemi. E ve l'ho ripetuto prima cosa ha già fatto l'amministrazione, e vi ho anche anticipato che stiamo concordando con Vittoria proprio nelle more di quello che diceva il consigliere Cirignotta, perché in questo momento soltanto le coesioni vengono finanziate, coesione tra territori, coesione tra imprenditori.
stiamo chiudendo l'accordo per fare il GAL, cioè l'equivalente del gruppo azione costiera per quanto riguarda l'ambito agricolo, che sono quegli strumenti che ti permettono di portare finanziabilità per finanziare infrastrutture, per finanziare attività. Stiamo istituendo il tavolo di confronto con gli agricoltori e non lo facciamo da soli, lo facciamo facendoci aiutare dall'Università di Catania, ripeto, che è competente con un dipartimento ad hoc, che proporrà le soluzioni, ci aiuterà nel coordinamento, ci aiuterà nei corsi di formazione, ma questo l'abbiamo già fatto sin da agosto, quando partì il primo convegno fratto proprio assieme alla Regione, alla Chiesetta San Biagio, in cui parteciparono, credo ci fu anche il consigliere Cirignotta, dove si cominciò a parlare dei fondi regionali. Quindi io la critica del consigliere giudice non l'accetto, l'accetterò quando inizierò a vedere le prime proposte, perché un conto è la mozione, un conto sono gli atti di indirizzo, e devo dire che gli unici che hanno fatto gli atti di indirizzo e che stanno aiutando l'amministrazione sono abbastanza evidenti sotto gli occhi di tutti, lo fa Cirignotta, lo fa Casano, lo fa Scerra, lo fa Diddio, tutti per ogni parte, ognuno per la sua parte ha contribuito. Per quello che riguarda i problemi della città, che ripeto sono problemi atavici, e ricordiamo gli RMI, ricordiamo i problemi agricoli, ricordiamo i problemi industriali, la Camera di Commercio, si spendono per collaborare con l'amministrazione invece di continuare a sollevare solo problemi come fa qualcun altro. Allora, se la soluzione dei problemi dell'Italia deve essere sollevare i problemi, sinceramente non credo che sia la strada corretta. La strada corretta è quella di capire qual è il problema, sollevarlo e proporre una soluzione, e io ancora soluzione da una certa parte politica continuo a non vederlo. Ma io francamente, ma velocemente, perché voglio poi velocemente andare, e tornare sull'argomento per concludere la puntata. Innanzitutto, per quanto riguarda il Consiglio Comunale, i tempi sono quelli che sono, però come Movimento 5 Stelle, come gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle, noi mandiamo le soluzioni anche all'amministrazione. Non a caso sull'accordo di programma, già a ottobre, siamo stati i primi a mandare una proposta di modifica dell'accordo di programma fatta dall'amministrazione. E a oggi, io non interrompo e vorrei anche completare. Oggi mi risulta che l'unico gruppo consiliare che ha mandato ancora oggi una proposta di modifica all'accordo di programma. E noi chiedevamo un tavolo con l'amministrazione, e quindi non è che c'è stata una divergenza sui contenuti di quello che abbiamo mandato noi. Non siamo stati nemmeno convocati a questo tavolo per discutere o per dire che le cose che abbiamo mandato noi erano carta straccia. Potevano anche dirci che non erano all'altezza, che non siamo in grado di mandare. Non c'è stato nemmeno questo. Non hanno nemmeno incontrato il gruppo consiliare che aveva mandato una proposta già a ottobre. E questa cosa è una cosa che ha portato probabilmente alla rottura. Io credo che sia stato l'argomento che poi purtroppo porta alla rottura tra noi e l'amministrazione. Quindi i modi dell'amministrazione, perché non siamo entrati nemmeno nel merito. E noi allora eravamo maggioranza, eravamo consiglieri di maggioranza che abbiamo fatto delle proposte di modifica e non siamo stati nemmeno convocati, nemmeno ascoltati. Quindi non possiamo nemmeno discutere di quello che abbiamo mandato. Perché poi alla fine non si è fatto nemmeno il tavolo. Sì, diciamo perché, che però perché in questo, difatti, però, perché difatti no, le proposte, scusate, però vi do subito in questo mi state facendo dare ragione però al dottore Bevilacqua, perché questo tipo di contrapposizioni sono soltanto dialetti che poi però nella soluzione dei fatti vanno a cozzare con la realtà, perché qua si fa contrapposizione, io dico la mia, tu dici la tua, non ci troviamo d'accordo, ci allontaniamo, poi ci riavviamo, e però in tutto questo passa il tempo e la soluzione dei problemi, purtroppo. Ma non è infatti la soluzione dei problemi quando si mandano delle scritte dove dice autostrada Gela Catania cassata, porto cassato, con agricoltura chilometri zero, le OP non si possono fare cassate. Sosta il green. Ma questo è quello che... Quando uno la proposta vuol dire... La proposta è... Non ti dico... Io voglio fare l'OP e tu mi dici cassate, questa è una proposta. Mi devi dire cosa c'è nel tempo. Questo è fare la. Non mi sovrapponete, giudice. È questo fare una proposta. I documenti, mi scusi, signor, io non l'ho interrotta. Non si sente. Quando quel famoso documento io l'ho mandato un po' a tutti, proprio per poterlo discutere in consiglio comunale, che abbiano la forza di dire per quale motivo l'autostrada non si può fare, addirittura la cosa bellissima in quel documento, cioè fare un centro
di studio su una parte, dopo due pagine, centro di studio cassato, si autocassano. Quindi la parola che c'era all'interno era cassare. Sì, io per me cassare, certo, non è sicuramente detto così al sindaco, siamo un gruppo... Sembrerebbe più un movimento di Palermo, sì, dove c'è la cassata. Perfetto. Ma io vorrei solamente dire era una molto cosa. Veloce. Io, tanto per fare un esempio di quello che dice... Dobbiamo sempre... Potrei ribattere ogni punto. Una sola. Io penso che la comunità europea, l'indirizzo a livello europeo, è quello di facilitare il trasporto su, diciamo, non su ruota, ma diciamo, con i treni, con linee ferrate, su rotaie. Quindi nel momento in cui nel documento dell'amministrazione uno va a vedere che bisogna, diciamo, agevolare il trasporto su gomma facendo l'autostrada Gela Catania, per carità, sicuramente può servire, però francamente anziché spendere questi soldi sulla Gela Catania per il raddoppio, questi soldi potremmo spendere per fare la linea ferrata e diciamo sulla Gela Catania, perché il nord Italia, in tutti i paesi d'Europa, compresa anche nel centro e nord Italia, per fare 100 km si fanno in 30 minuti e non in 4 ore. Quindi secondo me non possiamo come Movimento 5 Stelle avvalorare un accordo di programma che va a facilitare il trasporto su gomma, e questa è solamente una delle cose che il sindaco poco fa ha detto e che noi giustamente abbiamo contestato. La strada Gela Catania esiste, non è che noi abbiamo detto la dobbiamo smantellare la Gela Catania, ma anziché andare a spendere soldi di là, andiamo a facilitare il trasporto su rotaia. Peccato che c'era anche il trasporto su rotaia, però evidentemente forse quel passaggio non l'hanno letto. Io dico solo una cosa. Dovremmo avere noi il documento qua. Il Consiglio Comunale, se andiamo a vedere noi la storia del Consiglio Comunale. Cassato. Il Consiglio Comunale, in Consiglio Comunale, il Partito Democratico è stato tra i partiti più attivi a livello di proposte, ma su tutti i temi. E devo dire onestamente che pur nelle differenziazioni, è chiaro, ci siamo scontrati, sicuramente ci scontreremo anche in futuro, nelle differenziazioni sono state delle proposte apprezzate dall'amministrazione comunale e alcune vengono portate avanti. Poi è chiaro che nell'accordo di programma, come partito, ci siamo riuniti e diciamo all'amministrazione, secondo noi bisogna privilegiare e potenziare la linea ferrata e per quanto riguarda anche la viabilità, il tratto Gela Comiso, perché in un'ottica di sviluppo, economico del nostro territorio, è chiaro che è importantissimo il collegamento con l'aeroporto di Comiso, diventa strategico e va bene la Gela Catania, però secondo me priorità bisogna dare allo sviluppo della linea ferrata e la viabilità del Gela Comiso, e penso che questa sarà una delle proposte che entrerà nel contratto, anche perché bevi l'acqua, nell'accordo di programma. Il fresco sta un po' cedendo il passo al confezionato, però visto che ancora il fresco noi ce l'abbiamo come produzione agricola, quindi, prima arriva nei mercati del nord. Cosa voglio dire? Prima è cosa voglio dire? Cosa... Quindi, per esempio, raggiungere prima un aeroporto come quello di Comiso. No, ma cosa voglio dire, Franco, con questo? Parliamo di rapporti tra consiglio comunale, tra un partito. Non c'è dubbio. E un'amministrazione. Quindi, cosa voglio dire? Non si può bocciare una e promuovere. Se le proposte del Partito Democratico, del Polo Civico, di altre forze politiche prendono il consiglio comunale, vengono portate avanti dall'amministrazione, e solo quelle del Movimento 5 Stelle non vengono portate avanti, e chiaro anche loro avevano sottoscritto quel programma, poi magari si sono accorti di avere sottoscritto un programma che mai poteva essere, era un libro dei sogni, è chiaro. Però no? Per essere eletti era importante quel programma. Infatti sto facendo una critica, vedi, una critica che sto facendo. Cioè, quindi voglio dire, se a questo punto quindi qualcuno soffre di strabismo, perché le proposte di tanti consiglieri come tanti partiti vengono portate avanti e quelle dei 5 Stelle. Io ritengo, ho letto alcune delle proposte dei 5 Stelle, a me onestamente ritengo che non abbiano tutta questa aderenza con la realtà. Vabbè, onestamente. Dobbiamo andare a concludere, però siccome prima vorrei che Giorgia Cavallo ci desse qualche spunto, qualche anticipazione, qualche chicca di questa 3 giorni dedicata all'agricoltura, questa festa dell'agricoltura che... Demetra e Core sta organizzando per, ricordiamo ancora, i giorni 22, 23, 24 aprile. 24 aprile. Ci dà qualche anticipazione, qualche iniziativa che avete già in programma, che avete già in cantiere? Sì, come dicevo prima, la festa verrà svolta nelle varie piazze del centro storico, in particolare nello specifico non dirò, perché giustamente lasciamo la sorpresa a tutta la cittadinanza. In piazza Umberto I ci sarà l'esposizione dell'agricoltura tradizionale, degli artigiani, poi invece
In Piazza Salandra ci sarà un po' di biologico, Piazza Calvario verranno esposti dei mezzi agricoli antichi e moderni. Speriamo di riuscire a fare il cinema all'aperto in, in Piazza Municipio. So che ci sono anche dei convegni con delle sì, ci saranno dei convegni con persone di prestigio. Sempre l'abbiamo invitato a Cracolici. Ci stiamo pensando. Ci stiamo pensando. Bene, perché poi facciamolo venire. Sono due mesi dopo che è venuto e magari. No. Ci stiamo pensando. Ci stiamo mobilitando per invitare un po' tutte. Le persone più note che a noi ci possono servire. Insomma, un programma ricco che prevede soprattutto quello di rilanciare anche dal punto di vista mediatico e di promozione quello che il settore agricolo che poi ci offre. Siamo occupati. Mi deve prestare il suo microfono. Non vogliono farla più intervenire in realtà, caro consigliere giudice, no. Però siccome dobbiamo concludere davvero, io non mi voglio fare scappare, mi perdoneranno gli altri cinque ospiti, ma non mi voglio fare scappare l'opportunità di avere il capogruppo del PD in consiglio comunale, visto che domenica c'è il controcongresso del PD. Ma a proposito, andando, siete ancora autosospesi, consigliere del PD? Non siamo autosospesi. Vi siete reinseriti? Dico che sono avete dato solo notizia dell'autosospensione. Per l'autosospensione. Domenica non c'è nessun congresso del Partito Democratico. Come no? Il congresso è stato celebrato il 7 di febbraio, ci è stato presentato da una parte dell'area, più vicina all'ex sindaco Fasulo, hanno presentato un ricorso. Almeno oggi c'è una notizia, i crismi provinciali lo hanno rigettato. Hanno rigettato il ricorso, c'è un segretario eletto in modo legittimo, c'è una segreteria. Il segretario del Partito Democratico ha un nome e cognome, si chiama Giuseppe Di Cristina. E il presidente cosa ci sarà? Domenica è un'iniziativa d'aria, assolutamente non è assolutamente un congresso. L'hanno chiamato congresso, va bene. Noi siamo sempre per l'unità e sicuramente tendiamo sempre la mano. Il gruppo consigliare sa che lunedì mattina Gela avrà due segretari cittadini del PD. Ma per chi? Forse farò per quell'area, non per il partito, comunque per la città. Segretario ce n'è uno. Devo ripetere, Giuseppe Di Cristina. Okay. Non ci possono essere altri segretari, ve lo assicuro. Va bene, noi dobbiamo concludere, però io la chiusura la do proprio all'unico imprenditore agricolo che fa solo questo mestiere per quanto riguarda chiaramente i nostri ospiti di questa sera. Gli chiedo qual è la prospettiva futura che vede di questo settore a Gela. Lasciamo stare quello che è stato, così la politica comunitaria, la politica nazionale, la politica anche regionale. A me interessa sapere, Giuseppe Bevilacqua, che pensiero ha, che idea ha del futuro dell'agricoltura gelese? Io al futuro dell'agricoltura in generale ci credo, in particolare di quella gelese. Non per questo continuo a essere nel settore, quindi diversamente inizierei a pensare di cambiare mestiere. Sicuramente praticamente bisognerebbe lavorare, quindi vedere quali sono le problematiche e quindi iniziare dal basso. Quindi io non vorrei che passasse l'idea che non sono d'accordo col vice sindaco delle organizzazioni OP, cioè di concentrare l'offerta, tutte queste cose, per carità, sono cose sacrosante, però bisogna arrivare per gradi, a questo aspetto, e quindi lavorare praticamente sugli agricoltori, anche se piccoli, e far avvicinare la politica e le decisioni, tutto quello che si discute praticamente a livello amministrativo, a livello locale, cioè farlo arrivare alla gente. Condividerlo perché spesso, con perché gli spesso la gente, cioè i produttori, non sanno niente di tutto quello che si discute, tutto quello che si fa, o quello che non si fa. Bisogna iniziare. Quindi, praticamente bisognerebbe, attraverso, sembra lo sportello unico, ora sono anche monotono, però c'è una forma, un qualcosa per avvicinare la gente e la differenza che esiste anche tra produttore e produttore, perché diversamente già queste organizzazioni si sarebbero create prima, cioè fare un qualcosa per vincere questa diffidenza. Però Bevilacqua, quello se non parte dal basso,
la lotta alla diffidenza, se non parte dal basso, non c'è amministrazione che tiene. Dal basso, però se non, non c'è, secondo me, amministrazione, però se non c'è una cultura che può indurre a cambiare la mentalità. Bravissimo, ma se io praticamente come produttore e imprenditore agricolo faccio parte di un consorzio di produttori, quindi noi diversi produttori ci siamo aggregati, quindi c'è l'idea da parte di alcuni a fare questo, però spesso incontriamo delle difficoltà per poter gestire al meglio queste aggregazioni. E le difficoltà nascono dalla burocrazia che la politica deve combattere. Non soltanto, nascono a tutti i livelli, dalla burocrazia, dalle problematiche di mercato, di regole comunitarie, non comunitarie, accesso al credito, tutta una serie di circostanze praticamente che purtroppo ci sono. Cioè, bisogna lavorare su questo e quindi non c'è una sola problematica. Cioè, al sindaco, al vice sindaco, questo, però dobbiamo dire che laddove la competenza è loro di attenzionare meglio questo settore che potrebbe essere davvero trainante per l'economia del futuro gelese. Vice sindaco, mi guardi convintamente e vorrei che... questo processo, quindi capisco che c'è voglia di ottenere risultati subito, ripeto, li otterremo. Vi ho già detto, ecco, che abbiamo avviato il processo per fare quest'opera infrastrutturale legato al riuso delle acque reflue, abbiamo avviato gli accordi con Vittoria per i gruppi di azione agricola, chiamiamola così, quindi per captare finanziamenti europei in un'ottica di coesione territoriale. Però io volevo fare un passaggio importante, lanciando un messaggio a tutti i club service che ci sono sul territorio gelese, di guardare con attenzione questa nuova associazione, perché nello stesso spirito dei club service, cioè di operare senza pesare in alcun modo sulle casse dello Stato, che possono, ecco, raggiungerli e cooperare per, diciamo, per dare il loro contributo nell'organizzazione di questa festa, che è parecchio importante, perché sarà la prima di una lunga serie per mostrare, ecco, come... E la nostra emittente sarà vicina alla festa dell'agricoltura con questi tre giorni che seguiremo attentamente. Sindaco, una battuta proprio, una velocissima, una clip, perché dobbiamo andare in sigla. Il 14 siamo a Licata per sottolineare i problemi dell'agricoltura. Ci saranno due pullman che partiranno dalla piazza, quindi invito a tutti le persone sensibili a partecipare. Si parte alle ore 9 per Licata. La presenza di Gela è importante per poter far arrivare questo segnale a Bruxelles, dove molte volte decido il nostro futuro. Va bene, con questo abbiamo davvero concluso la regia. Stasera non c'è, purtroppo. C'è stata la settimana scorsa, stasera no. L'avremo sicuramente la prossima puntata, speriamo. Dobbiamo però salutarci, perché abbiamo davvero sforato, come sempre facciamo spesso, e la regia per questo ci richiama all'attenzione degli orari. Dobbiamo concludere, per cui lasciatemi il tempo di salutare e ringraziare i miei ospiti. Comincio ancora dal capogruppo consigliere del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Giudice. Grazie per... Grazie a voi. Mi auguro che comunque lunedì anche l'appello del sindaco, questo è importante, perché lunedì veramente dobbiamo essere in tanti a Gela. E poi un'ultima battuta è... cerchiamo di coinvolgere di più le aziende, diciamo le piccole aziende, ecco. Tutto quello che è il tessuto agricolo e imprenditoriale. E a proposito di imprenditore agricolo, un grazie per essere stato con noi stasera l'imprenditore e agronomo, il dottor Giuseppe Bevilacqua. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buonasera. Grazie anche al capogruppo del Partito Democratico, Vincenzo Cirignotta. Grazie a voi. E al vice sindaco Simone Siciliano. Grazie, buonanotte a tutti. Sindaco Domenico Messinese, grazie per essere stato con noi. Buonasera. Buona manifestazione, e come dicevano stasera anche alcuni dei nostri ospiti, in primis Bevilacqua e Giudice, attenzioniamo tanto l'agricoltura, il settore agricolo gelese, che ne ha davvero di bisogno e potrebbe poi essere il nostro futuro. Non si può puntare solo su un cavallo. Ma non c'è dubbio che questo è un settore strategicamente importante. Grazie a Giorgia Cavallo, che è stata con noi stasera, presidente dell'associazione Demetra e Core, che ha organizzato questi tre giorni dedicati a tutta l'agricoltura, 22, 23, 24 aprile a Gela. Sì, ricordiamolo, il 22, il 23, il 24 aprile, come ho detto prima, si svolgerà una grande festa basata sull'agricoltura e sull'artigianato. Grazie e cercheremo, a voi per l'invito. Cercheremo, insomma, di portare quanti più gelesi possibili. Anche da fuori Gela, a vedere questi tre giorni di rilancio dell'economia agricola gelese. Allora, noi abbiamo concluso. Chi volesse rivedere questa puntata di Agora potrà farlo domenica sera con la replica integrale, che andrà in onda sul canale 10 alle ore 21, oppure già domani pomeriggio sui nostri indirizzi social, il sito internet tg10.it, oppure il nostro profilo Facebook di canale 10. Da Franco Gallo è tutto, a voi una buona notte, ci rivediamo venerdì prossimo con una nuova puntata di Agora.